Salve, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, come sempre massiccia, e grazie ai relatori che tra poco interverranno. Iniziamo questo settimo incontro dall'inizio dell'anno, il settimo seminario diciamo di studio. Chiaramente voi sapete che la formazione di tutti che stiamo analizzando queste cose è obbligatoria, è illecito disciplinario di chi non la fa, quindi sanzionabile, il regolamento nazionale, tutte queste cose che ormai conosciamo da noi. Chiaramente questa è l'occasione anche di informare i colleghi dell'attività del collegio, delle novità a livello di Consiglio nazionale e delle nuove normative nazionali e regionali. Chiaramente non vado oltre, vi ringrazio di nuovo per la partecipazione, passo la parola al Presidente per i saluti, grazie. Saluto gli amici qua presenti al tavolo, il responsabile della MIBA, della FISTRAL e i relatori di Lumaca. Non per fare pubblicità, FISTRAL parlavamo poc'anzi, è l'infisso che io personalmente tengo dal 1990 senza avere alcun problema. Lui diceva, è ora di sostituirlo, guarda che vanno benissimo, quindi non c'è problema per la sostituzione. Ringrazio soprattutto voi che accorrete sempre a queste nostre manifestazioni numerose, il che ci rende immensamente felici, e che questo vuol dire che il nostro impegno è seguito, quindi grazie immensamente. Non voglio dilungarmi di più, che ci stanno ottimi relatori, e quindi grazie della vostra attenzione. Grazie Presidente, quindi iniziamo questo seminario e chiaramente oggi parliamo di finestre, porte e finestre in ambito di risparmio energetico. E come sapete noi abbiamo iniziato dall'inizio dell'anno a visitare le aziende leader nel nostro territorio. Abbiamo fatto già diversi incontri con altre aziende e oggi parliamo della MIBA, un'azienda leader nella realizzazione di infissi, scale, porte, serramenti. E chiaramente a noi ci fa piacere confrontarci con questa azienda, anche perché è un modo di conoscere le nostre aziende nel nostro territorio, senza uscire fuori. Quindi voglio innanzitutto ringraziare il signor Barletta per la sua disponibilità, anzi gli passo la parola per i saluti. Buongiorno, ringrazio veramente il collegio, il Presidente e a voi di averci onorato della presenza. Io sono Barletta Emilio, amministratore della MIBA, con sede in Ripalda dal 1978. Per le persone un po' più anziane forse sono conosciuto più come Barletta Macchinelli, perché, come ripeto, abbiamo iniziato nel 1978. Nel 90 abbiamo iniziato l'avventura serramenti. E vorrei sottolineare un dato. Le partite IVA della Barletta SRL e della MIBA SRL sono rimaste intatte dagli anni in cui sono rimaste fondate. Non ne voglio fare un vanto di questo, però voglio proporvi come un'azienda affidabile nei vostri confronti. Quindi tutta la nostra massima disponibilità con la massima affidabilità. Il nostro intento è quello sempre di servire al meglio i nostri clienti, di pensare per i nostri clienti. Io ho iniziato nel 78 a vendere il punteggio della Messersino e oggi, 2015, vendo ancora il punteggio della Messersino, perché un'impresa che ha bisogno di aggiungere i suoi elementi di 2, di 3, di 4, di 5 componenti viene da noi e trova ancora quel punteggio senza dover andare a impazzire o altro.
che dire? No, io non voglio prolungarmi molto. Voglio farvi presente che all'interno della busta c'è questa brochure dove nelle ultime due pagine viene richiesto il vostro indirizzo, il vostro nome e le mail con dei suggerimenti per la fisica e anche per noi. Se gentilmente ce la compilate, ci lasciate i fogli, ne faremo circolare anche un altro foglio con la comunicazione della vostra email, perché di volta in volta nel corso dell'anno vi verremo informati sulle novità, sui nuovi prodotti, su ciò che succede anche nel campo di scala. Quello giusto per darvi giusto una notizia che senz'altro conoscete sul discorso delle schermature solari. Anche sulle schermature solari c'è l'agevolazione del 65%. Quindi per chi non ne fosse informato, con rivolgersi a noi e daremo tutte le possibili spiegazioni. Un'altra cosa, c'è anche un 30% di credito d'imposta per chi coloro che sono gli arventi. Quindi in certi casi anche noi dovremmo farci promotori di queste azioni per noi e anche per i nostri amici. Io vi ringrazio di nuovo della vostra presenza, passo la parola a Mauro Severi, che è responsabile dei progettisti della pista del Centro Sud, a cui potete fare sempre comunque riferimento. Voglio aggiungere solo una piccola cosa, vi ricordo che la pista è un'azienda italiana e in quanto tale cerchiamo di favorire l'azienda italiana, non mandiamo i soldi all'estero. Ricordiamoci quando i nostri compaesani andavano in Svizzera e ci mandavano i soldi qua. Non invertiamo questa tendenza. E oltre ad essere un'azienda italiana, produce tutto dalla alla Z, dal granulo si produce il suo profilo e tutti i suoi profili. Non compra il profilo presso terzi e poi le fa la serra, ma dalla alla Z. È responsabile alla terra con tutte le migliori certificazioni possibili per te. Vi ringrazio e lascio la parola a Mauro Severi. Buona giornata. Grazie. E quindi prima vorrei lanciare l'assist al relatore. Chiaramente noi, perché questa giornata di studio? Perché noi parliamo di riuso, riqualificazione urbana sostenibile. Come sapete è un tema che ormai va di moda, ma va di moda perché? Perché ci sono 6-7 milioni di edifici da riqualificare tutti i dati, quindi questo è un potenziale, diciamo, mercato, un potenziale mercato che noi possiamo aggredire con la riqualificazione energetica e quindi proprio in questo tema noi vogliamo confrontarci con i produttori di infissi, ma soprattutto poi vogliamo anche verificare queste nuove tecnologie. Abbozzeremo un calcolo di interventi migliorativi in ambito energetico con l'azienda Plumatica, con il relatore che poi ci pregerà di farci conoscere anche questi interventi innovativi, questa nuova nostra, anche perché noi siamo certificatori, quindi possiamo, abbiamo fatto il corso, siamo stati abilitati e quindi possiamo eseguire anche questa professione di certificatore. Passo la parola a Mauro Severi, che è responsabile consulente tecnico dell'area strategica progettistica. Grazie. Mi associo ai ringraziamenti all'Ordine, al Presidente, a tutti quanti voi che siete qui oggi. E, come avete sentito, mi chiamo Mauro Severi. Io lavoro per la Finstral e seguo tutto il Centro Sud Italia per quelli che sono i nostri prodotti speciali, prodotti un pochettino più particolari rispetto alla classica finestra, e do assistenza a voi progettisti dall'idea di costruzione, in base a quelle che sono le esigenze e le richieste del committente, fino alla realizzazione finale, consigliandovi, dandovi suggerimenti, vedendo con voi quali sono le soluzioni migliori in modo da accontentare quello che è il desiderio del committente. Faccio questo, come ho detto,
per tutto il centro-sud Italia. Faccio anche convegni, ieri ne ho fatto una a Potenza, domani ne faccio un'altra a Salerno, e questo è il lavoro di Finstral che mi riguarda. Finstral è un'azienda italiana, nata nel 69, nasce come una piccola impresa artigianale a livello familiare. Da allora siamo cresciuti così tanto che siamo diventati una delle prime tre aziende europee nel fatto di produzione di infissi PVC. Abbiamo 14 stabilimenti principalmente in Italia, poi anche in Germania e in Olanda. Abbiamo due filiali, una in Spagna e una in Francia. E abbiamo tre vetrerie. Perché? Perché Finstral, tutto quello che esce da Finstral, come avete sentito, è di Finstral. Noi disegniamo i nostri profili, li produciamo, li estrudiamo. Dove abbiamo l'impianto di estrusione, abbiamo anche l'impianto per riciclo del PVC, perché il PVC è un materiale che viene riciclato. Come tutti i materiali, ogni volta viene riciclato un decadimento. Quando arriva il decadimento per il quale non si può più riutilizzare per fare gli infissi, cambia semplicemente la destinazione d'uso. Noi lo vendiamo a fabbriche che producono i tubi di irrigazione, i tubi di scarico dell'acqua, sedie e tavoli da giardino. Sono fatti in PVC, i cesti che si utilizzano nei supermercati. Il PVC non fa male, considerate una cosa, viene utilizzato negli ospedali, la pellicola di PVC, per fare le sacche per il sangue e per il plasma, perché il PVC è un materiale antibatterico, è un materiale che non fa fiamma, è autoestinguente. Questo è importante saperlo perché sul PVC se ne sentono veramente tante. I primi a dover dare informazione dopo di noi siete voi, perché il committente si affida a voi, ha fiducia in voi e si aspetta che voi diciate la verità su quello che è la realizzazione del suo desiderio. E come dicevo, Finstral non fa soltanto profili in PVC, fa anche vetri. Noi abbiamo tre vetrerie, di cui quella più grande è dotata anche di un forno per la produzione di vetri temperati. Settimanalmente noi facciamo 8.000 cristalli. Perché questo? E lo vedremo poi più nel dettaglio durante il mio intervento. Perché la normativa europea è diventata, e anche la legge italiana, sempre più rigida anche in quelle che sono le specchiature trasparenti. La responsabilità non è più soltanto del produttore, è diventata anche del committente e anche di voi progettisti. Vale a dire che se non rispettate quella legge rispondete, rispondiamo e risponde anche il committente a livello sia civile che penale. Vado a presentarvi velocemente i due interventi che farò. Ah, un'ultima cosa importante, noi non facciamo vendita diretta. A parte Alto Adige, dove nasce la Finstral, in tutta Italia noi ci avvaliamo sempre di rivenditori. Un rivenditore in Finstral deve avere delle particolari qualità, non basta essere semplice rivenditore, bisogna essere dei professionisti, bisogna essere in grado non solo di saper montare o vendere un infisso, bisogna sapere essere capaci di dare un'assistenza a 360 gradi al privato che viene magari per fare una singola finestrella, al progettista che viene per fare un palazzo. I nostri rivenditori seguono annualmente i nostri corsi, che sono corsi di prodotto, sono corsi di cosa, sono corsi di commercializzazione, sono corsi di come fare un sito per renderlo più leggibile per chi va a vederlo. Oltre a questo devono essere loro stessi formati. La MIBA, penso qualcuno di voi la conosce, forse quasi tutti, è un'azienda che, come avete sentito, da molti anni nel settore. È un'azienda seria, un'azienda che ha del personale qualificato, del personale che vi può seguire in tutto e per tutto. Questa è la nostra filosofia, cioè noi non ci limitiamo a vendere, noi cerchiamo di dare un servizio a 360 gradi, sia noi come Finstral, sia tramite i nostri rivenditori, in questo caso la mia. Nei due interventi che farò parlerò un po' del risparmio energetico, di quelle sono le problematiche che abbiamo oggi sul territorio nazionale, come poter intervenire per quello che riguarda il settore del seramento, dell'infisso, e poi ci sarà una presentazione sul vetro, questo che prima era visto semplicemente come il completamento del seramento e che oggi è diventato forse la parte importante
maggiore del seramento stesso. Come magari qualcuno di voi saprà, il problema principale che abbiamo è l'emissione di CO2. Tutto quanto tutte le leggi che stanno uscendo fuori, sia in Italia sia a livello europeo, vanno nell'ottica di ridurre il più possibile le emissioni di CO2. Per questo vengono date tante agevolazioni per poter fare una riqualificazione energetica di tutti quanti gli stabili, siano questi privati, siano questi pubblici. Considerate che un terzo delle emissioni di CO2 sono dovute all'uso domestico, cioè al riscaldamento e raffrescamento di un appartamento. Di questo il 17% è prodotto dall'Italia, in tutta quanta Europa. Il 36% per l'Italia riguarda l'edilizia, questo perché oltre il 76% dei nostri edifici sono antecedenti alla prima legge sulla riqualificazione energetica o sul risparmio energetico. E il loro fabbisogno è notevolmente più alto rispetto al fabbisogno delle costruzioni di ultima generazione, e questo significa soldi, tanti costi in più per l'utilizzatore, per il nostro committente, anche per voi. Qui è uno specchietto sulle classificazioni, sapete oggi un appartamento, uno stabile ha delle classi energetiche che deve rispettare. Le normative prevedono oggi che la classe minima sia la classe B, ma noi abbiamo edifici che hanno delle classi molto ma molto elevate, quindi sono dei cannibali che mangiano in continuazione energia e che mangiano in continuazione soldi. Questa è una termografia di un edificio antecedente al 76 fatta durante un mese invernale. Sono accesi gli scaldamenti all'interno di ogni appartamento, quell'edificio sta scaldando l'esterno. Possiamo intervenire anche su questi edifici? Sì. Gli interventi che si possono fare sono logicamente anche complessi, a seconda dell'entità dell'edificio, della sua storicità, di come si può intervenire, su cosa dobbiamo andare a fare. Possiamo intervenire con un cappotto che può essere interno o esterno, se è tutto per un condominio, oppure interno è soltanto per un singolo appartamento, o a meno che non sia una casa monofamiliare. Possiamo intervenire sugli infissi. Sugli infissi possiamo intervenire con una ristrutturazione pesante o leggera. La differenza tra le due è semplicemente che quella pesante richiede opere murarie, quella leggera no. In quella leggera noi andiamo a smontare gli vecchi infissi in legno o in ferro che avevamo, rivestiamo il telaio in legno con i nostri profili PVC, lo coimpentiamo, lo rivestiamo, mettiamo delle spugne autoespandenti, delle schiume, delle pellicole che servono per ridurre l'apporto di umidità, di vapore. Fatto questo, andiamo a montarci sopra il nostro infisso e andiamo a rivestire, se serve, anche il cassonetto, il cilino e quello che sono le parti che compongono il seramento. Possiamo partire da una progettazione fatta in ufficio fino ad arrivare a una realizzazione, e i risultati che abbiamo facendo anche una ristrutturazione leggera sono molto elevati. Si passa ad avere delle isoterme, come sapete anche meglio di me, con 10 gradi e 13 gradi c'è la formazione di condensa e di muffa. Con un vecchio infisso, queste due linee, soprattutto quella 13, l'abbiamo all'interno dell'appartamento, quindi c'è il rischio effettivo di formazione di muffe. Andando a fare anche un semplice intervento di ristrutturazione leggera, cioè andando a rivestire quello che è il vecchio contratelaio in legno, noi miglioriamo notevolmente la prestazione dell'infisso e riduciamo o cancelliamo del tutto il rischio di formazione di condensi di muffe. Come ho detto, io mi occupo di quello che sono i prodotti speciali di finestrato. Prodotti speciali perché? Perché noi non facciamo soltanto le classiche finestre in PVC, facciamo anche dei sistemi che vengono riconosciuti in base all'applicazione della legge riguardante come serie bioclimatiche o come verani. Come serie bioclimatiche riconosciute in 8 regioni, se non ricordo male nella provincia di Salerno si sta discutendo perché la Campania non è una delle regioni che riconosce le serie bioclimatiche.
nella provincia di Salerno c'è in discussione una legge per l'approvazione delle serre bioclimatiche. Il vantaggio della serra bioclimatica è che possiamo andare a aumentare la curvatura del nostro edificio, purché questa serra contribuisca a ridurre almeno il 10% di consumi energetici del nostro appartamento, del nostro stabile nell'arco dell'anno. Possiamo aumentare la curvatura, però non ci paghiamo le tasse sopra. Al contrario, nelle altre regioni italiane possiamo comunque fare queste verande, queste serre bioclimatiche. L'unica cosa, dobbiamo applicare il piano casa 2009 e in quel caso, facendo cubatura, va denunciato al catasto, perché poi ci dovremo pagare le tasse sopra. Ecco, qui vedete una diapositiva nel quale una serra costruita in un giardino ha permesso al committente di crearsi la sua stanza da letto. Questo per farvi capire a che prestazioni riusciamo ad arrivare con i nostri infissi. Sono molto elevati. Noi a livello di trasmittanza termica su una serra del genere arriviamo a una trasmittanza termica di 1.1. Quindi abbiamo un isolamento che delle volte è migliore rispetto a quello che è l'isolamento già dell'appartamento stesso, delle murature che esistono. Possiamo andare a intervenire con i nostri infissi in qualsiasi situazione, che sia di una nuova costruzione o un risanamento, una ristrutturazione. Possiamo fare infissi classici, possiamo fare le persiane, possiamo fare dei sistemi che comprendono infisso, zanzariere e persiane fatte sullo stesso telaio. Possiamo fare il montaggio di cassonetti per le tapparelle, siano essi all'interno o all'esterno. All'esterno vengono utilizzate principalmente in Alta Italia. Questo ci permette di avere un isolamento termico notevole. Perché? Perché sul verticale del telaio abbiamo dei profili che ci evitano la trasmissione di correnti d'aria, di freddo verso l'interno dello stabile, cosa che purtroppo accade spesso e volentieri. Tanto abbiamo il cassonetto classico che abbiamo nel centro d'Italia o il cielino. Possiamo andare ad agire anche con colori tinto legno. Considerate una cosa, Finstral, tutti i profili che noi produciamo sono colorati in massa. Significa che la polvere che utilizziamo è già bianca, grigia, marrone o verde. Non utilizziamo pellicole per avere la vastità di colori che magari potrebbero richiedere, perché le pellicole, per quanto buone, nel lungo tempo possono avere qualche problema. Laddove viene chiesto un colore particolare, utilizziamo di carta di alluminio come rivestimento esterno per finestre PVC, oppure andiamo su un sistema nuovo chiamato Film Project, che è un ibrido. Ha un corpo in PVC, quindi con tutti quanti i vantaggi a livello di isolamento termico, di tenute aria, acqua e vento, di saldatura degli angoli, e all'interno e all'esterno sono inserite due carte in alluminio che ci permettono di avere delle linee più moderne e soprattutto una vastità di colore infinita. Per quanto riguarda invece il tinto legno, anche questa non è una pellicola, tra virgolette. Si ha lo stesso procedimento che avviene sull'alluminio, ovviamente fatto per PVC, è una sublimazione. In fase di produzione viene rivestito una carta particolare, messo in un forno a 80 gradi, si allargano i pori del PVC, assorbono i pigmenti di questa carta e creano l'effetto legno. Anche, altra cosa, noi per migliorare l'effetto legno utilizziamo una groffatura. Questa groffatura, anche questa non è una pellicola, semplicemente subito dopo che il profilo esce dalla matrice passa sotto dei rulli che possono creare l'effetto buccia d'arancio oppure l'effetto venatura di legno. Come dicevo, possiamo intervenire anche laddove sono edifici storici, rispettando quelle che sono le caratteristiche che non vanno toccate per rispetto storico, laddove abbiamo per esempio dei pannelli delle porte e finestre. Possiamo comunque isolare i cassonetti, anche quelli che vanno verso l'interno del nostro appartamento. Possiamo ricreare un'inglesina, come magari era previsto o come era qui in questo caso, in questo edificio storico. C'erano degli infissi in legno che riportavano gli stelli sia verticali che orizzontali. Noi abbiamo ricreato con il nostro sistema PVC un sistema del tutto identico.
possiamo andare a fare grosse spicchiature con alzanti scorrevoli, no? Se alzanti scorrevoli arrivano anche a 300 kg di portata, quindi andiamo a fare spicchiature molto, molto grandi. Come va montato un infisso? Prima abbiamo visto un discorso su una ristrutturazione leggera, qui adesso c'è rappresentata una ristrutturazione pesante, cioè un intervento murato. Laddove è possibile, noi andiamo a montare un controtelaio. Il controtelaio, signori, deve essere sempre su quattro lati, cosa abbastanza inusuale, soprattutto nel centro sud Italia. Questo perché il lato inferiore è quello più importante dei quattro, perché va a dividere la soglia. La soglia di marmo che normalmente abbiamo nei nostri appartamenti è una spugna. Tutto quello che c'è all'esterno a livello di umidità, di freddo, lo porta all'interno dell'abitazione. Ciò significa che noi per riscaldare e raffrescare il nostro appartamento spendiamo molto di più, perché abbiamo continuamente una dispersione o di calore o di fresco per via della soglia. Vi invito a fare una prova a casa che dice là, anche con riscaldamenti al massimo, magari state tranquillamente in camicia o in maglietta a mezze maniche, mettete una mano sulla soglia di marmo, sentirete sempre che è fredda, è l'aria che all'esterno vi sta portando verso l'interno. Per quello diventa importante, laddove è possibile, separare la soglia. Si può fare anche un intervento minore rispetto a dover sostituire tutto quanto un corpo dell'aglio. Si può, con il flessibile, che si chiama, creare un taglio, un'asola sulla soglia di marmo, larga magari 5-6 mm, ci inseriamo a coltello un profilo policarbonato compatto. Già quello ci permette di dividere l'interno all'esterno. Non è importante poi definirlo al 100%, perché poi dopo noi ci andremo sopra con il nostro telaio a coprirlo, a nasconderlo. Però intanto abbiamo creato un divisorio tra quello che è l'esterno dell'appartamento e il nostro interno. Ecco, qui vedete un pochettino più nel dettaglio. Quando c'è la possibilità, soprattutto sulle nuove costruzioni, l'ideale è sempre partire dal mattone, cioè dividere anche il massetto. Lo possiamo fare con degli allargamenti, noi abbiamo dei profili specifici, però in commercio se ne trovano tantissimi, che siano fissi o che siano di altre case, queste realizzazioni sono fattibili facilmente, soprattutto laddove possiamo fare strutturazioni pesanti oppure su nuove costruzioni. Noi, ecco, qui ci sono alcune diapositive. Sui nostri sistemi noi possiamo montare, se ci fate caso, un doppio o un triplo vetro a secondo di quella che è l'esigenza. In questo caso, nel primo, il triplo vetro, all'interno del triplo vetro abbiamo una veneziana. La nostra veneziana all'interno dell'infisso è in realtà chiusa da un'antina. Significa che in qualsiasi momento noi possiamo aprire quell'antina esterna, intervenire sulla veneziana, perché può accadere che, manovrando soprattutto con la catenella, sulle ante molto larghe si dà uno strattone più forte, in fase di chiusura la veneziana può essere leggermente inclinata. In un vetro chiuso a panino non c'è possibilità di intervenire, a meno che non si vada a sostituire tutto quanto il vetro. Nel nostro caso abbiamo l'antina esterna, interveniamo sulla veneziana, li chiudiamo e abbiamo tutto quanto in funzione. Comunque abbiamo una doppia camera, comunque abbiamo delle prestazioni molto elevate a livello della smittanza termica. Andando a agire sulle camere andiamo a ridurre la trasmittanza termica, andiamo anche a 0,79 come trasmittanza termica in base a quello che è il tipo di vetro che andiamo a utilizzare. Mi è capitato un convegno che ho fatto a Catania, dove una domanda che mi è stata fatta è stata: perché utilizzare profili così prestazionali in zone dove per legge la smittanza termica è minima di 3.0? Io ho fatto questa risposta, che poi potete verificare anche tranquillamente su internet. Statisticamente in Italia ci sono 4 mesi di estate e 2 di inverno. Più a sud si va, maggiori sono quelli estivi, giorni estivi rispetto a quelli invernali. Considerate che per raffrescare un appartamento, per abbassare di un grado
la temperatura di una stanza, noi spendiamo 3 volte di più di quanto spendiamo per riscaldare di 1 grado quella stessa stanza. Significa che se noi moltiplichiamo quel 3 per 4 mesi, arriviamo a 12 contro i 2 invernali. Significa che noi ogni giorno che raffreschiamo l'appartamento spendiamo 6 volte di più di quanto spendiamo per riscaldarlo. Ecco perché è più importante montare un impisso prestazionale in una zona calda che in una zona fredda. Qui vedete un pochettino il discorso di una posa quando si agisce su una strutturazione pesante oppure su una costruzione. Viene posato il porto dell'aglio su 4 laghi, viene rivestito con delle pellicole, chiamiamole, di tessuto. Sono una barriera al vapore e una barriera all'umidità, vengono messe per intero su tutti e 4 i lati. All'esterno montiamo anche la retina porto intonaco, ci andiamo poi a intonacare e a rifinire tutto quanto quello che è il nostro stabile, e alla fine il risultato che vedete sulla destra è il risultato finale del nostro intervento. Anche laddove abbiamo dei davanzali, per esempio i nostri sono un pochettino particolari, sono più profondi rispetto al solito, anche perché ormai siamo diventati un paese tropicale, qui quando piove di acqua ce n'è tantissima, quindi un bancale più basso ci permette di raccogliere più acqua, di evitare che possa andare a intasare gli scarichi dell'acqua, e oltretutto il nostro davanzale è fatto in maniera tale che l'acqua non vada verso la muratura, verso l'angolo dell'infisso, che è il punto debole dove si può infilare dell'acqua, ma viene incanalato e portato verso l'esterno, in modo da ridurre o cancellare del tutto il rischio di infiltrazione di acqua sulla ristrutturazione, che è un edificio molto, molto vecchio. Come ho detto, qui sono altre foto di altri interventi fatti, con profili in appoggio su cappotti, abbiamo dei profili che permettono il telaio di essere nascosto dal cappotto stesso, in maniera tale da ridurre la superficie del corpo PVC o del corpo alluminio, che è quella che ha le prestazioni peggiori rispetto al vetro. Quindi aumentiamo la superficie vetrata, miglioriamo la trasmittanza termica. Qui è un albergo dove abbiamo fatto l'intervento con la veneziana all'interno. La veneziana all'interno ci permette, oltre alla comodità di oscurare la camera, di migliorare le prestazioni. Una veneziana in fase di chiusura migliora la trasmittanza termica di 0,10 e riduce la trasmittanza di luminosità a un 90%. Adesso stiamo mettendo anche, oltre alla veneziana, le tende oscuranti in modo tale da ridurre al 98% la trasmissione di luminosità e quindi creare, non dico il buio assoluto, ma soprattutto nelle camere a letto, di creare quella oscurità che ci permette di dormire in tranquillità. Come dicevo, facciamo anche interventi un po' particolari, abbiamo sistemi che ci permettono di fare piccole facciate continue. Piccole perché? Non perché sia un limite del sistema, semplicemente perché FISTA lavora prevalentemente sulla ristrutturazione e sull'edilizia e sull'edilizia industriale, però non di grossi edifici. Di conseguenza non abbiamo tutta quella gamma di accessori che per esempio il produttore di alluminio ha per le sue facciate continue. Quello è semplicemente il limite, ma se dovete fare una vetrata, una facciata, qui ce n'è un esempio fatto addirittura con un raggio particolare, FISTA la realizza. Possiamo fare le finestre a nastro, cioè tutto quello che normalmente si può fare con alluminio noi possiamo fare in PVC. Adesso introduco un pochettino quello che sarà l'argomento che verrà successivamente, il discorso del vetro. Qui vi spiego un pochettino come funziona il vetro. Il vetro va a agire sulle onde corte e onde lunghe delle raggi solari, del raggiamento, evitando di disperdere il calore che c'è all'interno dell'appartamento, dello spazio, dell'edificio, e riducendo l'apporto esterno, che può essere sia di calore che di luce.
normalmente un vetrocamera è formato da un vetro, una lastra di vetro, una seconda lastra di vetro dove poi noi andiamo a applicare la nostra pellicola a bassa emissiva, un distanziatore, che poi vedremo più nel dettaglio nelle presentazioni dopo, con dei sali all'interno che permettono di assorbire quel minimo di umidità che si potrebbe formare all'interno della camera stessa. Il tutto poi è sigillato, viene riempito con gas argon, viene chiuso e abbiamo il nostro vetrocamera. Perché è importante il vetro? Perché ci permette di avere prestazioni diverse sullo stesso infisso. Qui vedete rappresentata un appartamento, una villa, dove ha l'esposizione su tutti e quattro i punti cardinali. Noi abbiamo lo stesso infisso, però andando a cambiare il vetro andiamo a rispondere alle singole esigenze della singola stanza. Laddove abbiamo il lato nord, dove abbiamo magari il lato più freddo, più meno illuminato, potremo montare un vetro doppia camera, quindi tre lastre di vetro, aumentare l'isolamento termico e utilizzare dei vetri extra chiari. Al contrario, dove abbiamo magari l'esposizione a sud, andiamo a montare un vetro riflettente, oppure al piano terra andiamo a montare dei vetri antireflazione. In base a quella che è l'esigenza della singola stanza, noi cambiando il vetro creiamo la realtà di quella stanza stessa. In base a quello che ci serve, più luce perché è uno studio, meno luce perché ci dobbiamo dormire. In base a quello che è la necessità, cambiando il vetro, non cambiamo l'estetica di ciò che abbiamo montato, cambiamo le prestazioni. Possiamo agire anche sul discorso sonoro, perché l'acustica è molto importante soprattutto per quelle costruzioni che si possono trovare vicino a un aeroporto oppure a una strada molto, molto trafficata. Questo ci può creare anche problemi fisici, il fatto di avere questo rumore continuo in sottofondo può provocare dei problemi di salute. È importante però una cosa, sia per quanto riguarda l'acustica, sia per quanto riguarda l'isolamento termico. L'intervento va sempre visto a 360 gradi, l'infisso deve essere visto sempre nell'insieme, infisso più pareggio, perché voi montate un infisso altamente prestazionale, arrivate ad avere un abbattimento termico in 0,80, poi avete le pareti fatte con un foratino da 8. Il problema c'è sia per il discorso della smittanza termica sia per quanto riguarda l'acustica. Montate un infisso con un vetro che riduce notevolmente il disturbo sonoro, non abbiamo però le pareti adeguate, cioè noi dietro la finestra non sentiamo il traffico, dietro di noi sentiamo le persone che parlano. Come possiamo andare a cambiare le prestazioni sull'acustica? Già cambiando semplicemente il tipo di vetro a livello di spessori. Dobbiamo montare un vetro che ha due lastre da 5, ne montiamo uno da 4 e uno da 6. La differenza di massa dei due vetri riduce le onde sonore e quindi migliora la prestazione acustica. Possiamo montare un vetro normale e un vetro stratificato. La pellicola all'interno dello stratificato migliora la resa acustica. Possiamo montare vetri che hanno pellicole fatte apposta per poter assorbire le onde sonore e quindi ridurre ulteriormente l'acustica che abbiamo dall'esterno verso l'interno, oppure creare delle ante accoppiate con più vetri. Tutte queste soluzioni sono da decidere in base a quello che è anche l'esigenza del committente. Però anche da un intervento minimo, senza nessun costo, diversificando le due lastre di vetro, noi miglioriamo la resa acustica del singolo infisso. Come sapete, esiste una norma, la 7697, che è entrata in vigore nel 2007, che obbligava il montaggio di vetri di sicurezza sia interni che esterni, ed esterni su tutto ciò che era sotto il metro, quindi da terra, dal pavimento, e soprattutto riguardava nel nostro caso le porte e finestre. Dal maggio 2014 questa norma è stata ampliata.
Oggi è obbligatorio montare per di sicurezza, almeno la parte interna per l'uso privato, l'uso residenziale, dalla parte interna alla parte esterna per l'uso pubblico, e cambia il tipo di vetro in base alla destinazione poi dell'edificio per l'uso pubblico. Come dicevo, è entrata in vigore dal 22 maggio. Ci sono stati 6 mesi di oscillazione, nel quale si è chiuso un occhio perché si di proroga perché magari si era chiuso un contratto prima dell'entrata in vigore del 22 maggio, di conseguenza per 6 mesi si potevano montare ancora vetri vecchio tipo. Quei 6 mesi sono finiti, oggi è diventato obbligatorio montare i vetri di sicurezza. Qui ci sono degli specchietti, li vedremo anche nella presentazione dopo. Questi specchietti sono disponibili o sul sito dell'Uni, oppure su internet si trovano facilmente, oppure tramite i nostri rivenditori o tramite il nostro sito. Quindi nel nostro sito c'è un'area tecnica dove potete iscrivervi, dove potete prendere le voci di capitolato, i disegni tecnici dei nostri sistemi e tutte quante le informazioni che riguardano anche le normative che riguardano gli infissi. O potete richiedere qualcosa di specifico tramite email o a noi, i nostri rivenditori. Qui, come vedete, sono questi specchietti semplificativi e cambiano a seconda di cosa andiamo a fare, cioè dove è destinato l'uso dell'edificio, che sia una scuola, che sia una caserma, che sia un supermercato, che sia un'abitazione. Cambia anche in base al sistema, per esempio per quanto riguarda le serre, le verande, secondo di come si voglia interpretare, è obbligatorio avere vetri di sicurezza sia interni che esterni. Io vi ringrazio per l'attenzione di questa prima presentazione. Non so se potete fare qualche domanda oppure passo subito a quella successiva. Allora, concentrato il discorso dei vetri. Come ho detto, è diventata molto importante sia per il discorso appena fatto sulla quella normativa, sia perché nell'intervento fatto sul vetro noi possiamo andare a cambiare la prestazione dell'infisso stesso e quindi accontentare quelle che sono le richieste del nostro committente. Come è formato il vetro? Il vetro ha un 72% di sabbia silicea, un 10% di calcio, un 13% di solfato di soda. Il totale è un 95%. Il restante 5% normalmente si utilizza vetro di riciclo. Viene portato a un punto di fusione intorno ai 1700 gradi, viene fatta poi un bagno che poi dà il nome al vetro, cioè il flut, il classico vetro, perché il vetro appena uscito dalla fusione, quando abbiamo ancora l'asta, quando ancora è un materiale molle, galleggia su un piccolo lago di stagno. Superato questo, viene ricotto con una temperatura più bassa, in modo da eliminare un po' di tensione,
viene raffreddato e poi viene tagliato in base alle misure che abbiamo necessità, oppure alla misura delle lastre massime, che sono 6 metri per 3,21 metri. I carichi che vanno ad agire sul vetro sono su tre dimensioni: impressioni, gravità, frontale, interno e esterno, che possono essere diversi, possono essere spinte dal vento, possono essere anche fattori di pressione la differenza di temperature. Può capitare in un vetro, soprattutto in un vetro camera, che è esposto in parte al sole, in parte all'ombra, che questo vetro si rompa. Il classico shock termico è una pressione che il vetro ha subito e che non ha letto. Le caratteristiche, come dicevo, un vetro normale ha una resistenza molto elevata alla compressione, cioè noi possiamo addirittura camminarci sopra su tutte le lastre di vetro messe in verticale, non rischiamo di romperle, però è molto debole quando va a lavorare in orizzontale. Ha una bassa resistenza alla pressione, è pericoloso perché le schegge che va a creare sono a forma di spada, a coltello, e possono provocare tagli o anche uccidere persone, purtroppo è capitato. Ha una emissività molto elevata, per il motivo per cui andiamo a fargli i trattamenti per ridurla. Ha il vantaggio che può essere lavorato in mille modi, questo fatto. L'uscito può essere fatto la muratura, può essere fatto dei fori per fare il passaggio di qualche accessorio. Il fronte è anche conosciuto come vetro ricotto, perché dopo l'estrusione, dopo il bagno, viene di nuovo ricotto a una temperatura più bassa per eliminare le tensioni che si sono venute a creare durante tutto il procedimento. Come dicevo, poi il vetro deve rispondere, come ormai quasi tutti i materiali che sono commercializzati, a delle normative, delle UNI, delle N. A secondo del tipo di vetro che abbiamo, ci sono delle normative di riferimento, che possa essere un temperato, un intuito, un certificato. Il quantizzato è semplicemente il basso emissivo. Un vetro isolante, perché poi per isolanti si intende anche vetri tagliafuoco. Tutti questi vetri devono rispondere a dei requisiti con delle prove che sono stabilite a livello europeo, ma in maniera tale che il vetro prodotto in Italia sia uguale al vetro prodotto in Germania o in Francia. Parlando del vetro temperato, cosa avviene? Quando viene cotto si ha un indurimento delle parti interne e esterne, un cambio di tensione al suo interno, e questo permette di avere un vetro più duro rispetto al float classico, e quindi ci permette di avere delle prestazioni molto diverse a quelle che sono il float diverso, soprattutto a livello di sicurezza. Per quanto riguarda il vetro indurito, che magari qualcuno di voi conosce, ha una cottura minore rispetto al temperato, è più duro tra virgolette rispetto a un float, ma non è un vetro di sicurezza, perché anche esso, se si rompe, mentre il temperato classico si riduce in briciole, il vetro indurito fa pezzi molto grandi e quindi pericolosi. Come avviene il procedimento del vetro temperato? Questo è l'impianto che abbiamo noi in azienda. C'è una zona di carico dove mettiamo le nostre lastre, che sono state già pretagliate in base alle misure che ci servono. Passa in una zona dove viene cotto, temperato, successivamente, immediatamente dopo che è stato portato a temperatura intorno ai 600 gradi, 180 gradi, poi in base agli spessori del vetro cambia sia la permanenza nel forno, sia nella fase di raffreddamento, sia anche i gradi di cottura. Fatta questa cottura viene passa immediatamente in una zona chiusa dove ci sono delle enormi ventole che raffreddano molto velocemente il vetro. Questo raffreddamento è quello che poi va a creare l'indurimento delle due facce del nostro sistema, del nostro vetro. Fatto questo, passa sotto quella macchina che vedete, che fa una radiografia del vetro,
la geografia è una demografia, cioè va a vedere se tutto quanto il vetro è stato temperato, se non ci sono punti critici, se non ci sono quell'effetto ondulato, che poi vediamo anche una slide successiva, che può crearsi nel momento in cui per muoversi passa sopra i rulli. Nel nostro caso il nostro impianto ha dei rulli molto, molto piccoli, quindi l'effetto rolling è molto, molto ridotto. In passato questo era l'effetto che si aveva sui vetri temprani e non è contestabile, perché l'impianto temprani di tempra aveva dei rulli più grandi e nel momento in cui camminava nel forno aveva questo effetto ondulato e il raffreddamento, l'indurimento comunque non lo riduceva a sufficienza e l'effetto che avevamo è questo. È solo visivo? Solo visivo, sì, solo visivo. Per questo non è contestabile, è proprio una derivazione della produzione, anzi una deriva della produzione. Come viene misurato un vetro temperato? Il vetro temperato deve rispondere anch'esso delle normative, dove facciamo tempo anche un filmato riguardo alla prova che viene fatta. Viene messo in una macchina, in questa macchina c'è una pressa, in base allo spessore del vetro ha dei newton di potenza differenti, viene schiacciato fino a quando non si rompe, non si sbriciola, deve cadere da un minimo di 80 cm, a terra c'è un telo, una tovaglia, come volete chiamare, dove c'è disegnato un quadrato 5 cm per 5 cm. Fatto questo viene materialmente contato il numero di briciole che sono all'interno del quadrato. Quelle che sono all'interno del quadrato vengono contate per interno, quelle che toccano sia internamente che esternamente le linee vengono contate sempre per metà. La normativa prevede che per essere riconosciuto come vetro temprato, all'interno di quel quadrato o a cavallo delle linee ci devono essere un minimo di 40 pezzi. Questo è il disegno dell'ingrandimento da cui abbiamo fatta la prova e vedete anche quanti pezzi di briciole noi abbiamo all'interno di quel quadrato, 87, più del doppio del minimo richiesto da normativa. Significa che la qualità di tempra è molto elevata. Questa è l'immagine della macchina che fa la prova, come vi ho detto, dove faccio vedere anche un breve filmato. Parlando invece del vetro stratificato, il bisarro, il vetro di sicurezza, come volete chiamarlo, anche questo ha un suo percorso. C'è una lastra che viene caricata su dei banchi che permettono la movimentazione senza che venga toccato dagli operatori, viene lavato, passa sotto un macchinario che stende la pellicola sulla prima lastra, viene sovrapposta la seconda lastra e si passa in una calandra dove c'è una differenza di pressione molto elevata in cui viene praticamente incollata la seconda lastra e la prima lastra con la pellicola in mezzo. Qui vedete un pochettino le foto dell'impianto. Le pellicole in mezzo sono è una pellicola di PVB, sono pellicole da 0,38, noi le diamo a mettere 6 pellicole ci permette di avere una classificazione dell'antiefrazione T5A, più o meno l'equivalente di un 18-19, però su un vetro formato da due lastre da 4 mm. Ecco, vedete poi nel dettaglio sulla fotografia, fatto poi il taglio viene fatto il filo lucido per evitare la parte tagliente del vetro, abbiamo fatto il taglio in base alla misura che ci necessitava e abbiamo il nostro vetro stratificato. Qui vedete un pochettino come viene creato l'effetto basso emissivo, praticamente è un deposito di ossido, che può essere anche di argento, su una pellicola piccolissima, adesiva. L'immagine così com'è inganna, perché lo spessore non è quello. Per poter vedere il trattamento basso emissivo serve un microscopio ad alta definizione, perché la pellicola è praticamente invisibile.
fatto poi la stesura dell'ossido e sopra hanno messo una pellicola di protezione. Il vetro poi viene accoppiato a seconda dell'esigenza con un solidificato, un temprato, un frotte, in modo da avere delle prestazioni che possono essere, come abbiamo detto prima, termiche, acustiche, non vado adesso a dilungarmi su quello che abbiamo già detto in precedenza, e va ad agire su quelle che sono i requisiti del nostro infisso, va a modificarli e a renderli omogenei in base a quello che sono le richieste del nostro committente. Qui vedete più nel dettaglio come è formato il vetrocamera, la doppia lastra, quello interno, la terza faccia ha il trattamento di basso emissivo, il distanziale con i suoi sali, la chiusura perimetrale con sigillante, viene riempito poi con il gas argon, un gas nobile, e si ha così un valore di prestazione su un vetro base di 1.1. Come ho detto anche in precedenza, va a agire sulle onde corte e le onde lunghe, quindi fa passare più o meno calore o luce, fa disperdere meno calore nella parte interna. Nel dettaglio vedete che sono quei numeretti che troverete nella descrizione di vetri e che oggi sono presenti anche sugli adesivi che si trovano sull'infisso stesso. L'infisso oggi viene accompagnato da una documentazione, normalmente conosciuto come marchio CE, su ogni singolo infisso viene attaccata un'etichetta che poi vedremo più nel dettaglio avanti, dove vengono riportate le caratteristiche sia dell'infisso sia dei vetri. Vedrete dei numeri che sono delle percentuali, dove c'è segnato TL, che è la trasmittanza di luminosità, è quanta luce fa passare all'esterno, fatto 100 la luce che c'è all'esterno, il numero che vedete riportato, il 79, è la luce che avete all'interno. Stesso discorso per l'apporto calorico. Normalmente c'è una lettera G per l'apporto calorico. L'effetto può cambiare in base al tipo di vetro che andiamo a utilizzare, lo spessore di vetro, che pellicola è stata messa, in quale faccia è stata messa la pellicola. Come ho detto, lo stesso discorso viene fatto anche per il fattore solare, il fattore energetico, che potete trovare con l'FS oppure con la G, è identificato sui vetri. Anche in questo caso il rivestimento, lo spessore del vetro, il tipo di vetro incidono sul cambiamento del fattore che abbiamo, del numero che abbiamo. Un vetro a protezione solare permette di far passare luce, perché ecco, piccola introduzione. Protezione solare non sempre è il classico riflettente. Noi abbiamo due tipi di protezione solare, abbiamo quella che è come in questo caso, che riduce l'apporto calorico però fa passare luce, e quello che è conosciuto più comunemente come vetro riflettente, anche se poi non è più un vetro riflettente, ma è un vetro che ha un trattamento, una pellicola particolare che rende un pochino più scuro il vetro. Riflettente esistono ancora con lo specchio spia, il vetro spia, però attenzione, ci sono alcune zone in Italia dove non può essere utilizzato. Per esempio, io ero martedì in un cantiere a Frosinone, davanti c'è il monte con l'osservatorio. Per legge, a distanza, non ricordo di quanti chilometri dall'epicentro dell'osservatorio, non possono essere montate superfici riflettenti e neanche insegne luminose. Addirittura lì ci sono problemi per poter montare impianti fotovoltaici, perché comunque hanno l'effetto riflettente anch'essi. Come ho detto, il vetro è cambiato tantissimo rispetto a quello come era in passato. In passato c'era un vetro camera tradizionale con due lasse di vetro, aveva un fattore UG di 2.7. Poi si è cominciato a utilizzare le pellicole basse emissive, migliorando la resa a 1.4. Si è incominciato a riempire di gas la camera invece che di aria, e abbiamo avuto rese da 1.1. Sono state aumentate le camere arrivando a prestazioni su un triplo vetro tra 0,6 e 0,5.
adesso incominciano anche a essere prodotti vetri triplocamera che arrivano, se non ricordo male, intorno a 0,3 come trasmittanza termica. Per l'Italia sono molto bassi, noi vendiamo principalmente 0,6 nell'arco alpino, dopodiché diciamo già dal Veneto scendere giù in Lombardia già partiamo con un doppio vetro. Ovviamente, come tutti quanti i prodotti, devono rispondere alla normativa anche per quanto riguarda il gas all'interno. Considerate che una camera di un vetro non viene mai riempita al 100%, il massimo è il 90%, il nostro impianto arriva al 90% e oltretutto la normativa prevede che possa esserci una dispersione pari all'1% annuale di gas da questo vetro. Significa che a distanza di 20 anni all'interno di quel camera potrebbe esserci anche soltanto il 70% di gas, comunque è a norma. Qui vedete un pochettino la storia del vetro, da quando si montava la lastra singola. Chiedo scusa, prego. Questo significa, o potrebbe significare, che poi le prestazioni diminuiscono leggermente, sì. E che percentuale? No, poco, cioè un vetro da 1 può arrivare 1.1, massimo 1.2, però a distanza siamo parlando di oltre 20 anni e fino all'80% comunque la prestazione rimane invariata, stiamo parlando di centesimi, da 1.1 può essere invece 1.09 o 1.11. Ovviamente con il passare degli anni più in là si va neanche, questo presidente se c'è ancora può cambiare gli infissi, è una buona ragione, e ha un decadimento, ma quello è inevitabile e la normativa li conosce come fatto fisiologico praticamente. In quel caso poi diciamo, cambiare il vetro oppure c'è un sistema per No, viene cambiato il vetro, comunque il passare degli anni porta anche i sali che sono all'interno, soprattutto in zone molto umide, quindi assorbono l'umidità, quindi anche essi hanno un decadimento. Capita magari dove non vengono utilizzati i sali, oppure sali di non buona qualità, e capace che voi a distanza di 3, 4, 5 anni vi trovate la condensa all'interno del vetro. In quel caso significa non che ci sia una perdita d'aria, ma semplicemente che i sali utilizzati non sono all'altezza o peggio ancora non sono stati commessi. Come dicevo, in base a quello che è la storia del vetro siamo passati da un vetro che aveva una trasmittanza di 5.8, oggi possiamo avere vetri che hanno una trasmittanza da 0.5. È diventato anche molto importante il discorso del distanziale dei pacchetti, l'intercalare caldo freddo, magari l'avete sentito anche nominato in questa maniera, è la bacchetta che unisce i due vetri. In precedenza era fatta quasi esclusivamente in alluminio, adesso viene fatto anche in materiale isolante. Il suo fattore di trasmissione, il PSI, ha un'incidenza che può migliorare la resa dell'infisso stesso. Cioè noi abbiamo quel famoso 0,6-0,5 semplicemente cambiando la bacchettina, quella d'alluminio a quella più prestazionale. Ad oggi è in studio anche una bacchettina ancora più isolante per poter migliorare ancora di più la resa del vetro. Come dicevo, tutto ciò che riguarda il vetro deve rispondere a delle leggi, delle normative, ed esistono anche per quanto riguarda l'acustica. Qui senza entrare troppo nel dettaglio, io ho un discorso che vi faccio. Noi capita spesso che ci venga richiesto un infisso che abbia un abbattimento 45, 48 decibel, 52 decibel. Attenzione! L'abbattimento acustico dell'infisso è una cosa, l'abbattimento acustico dello stabile è un'altra. Spesso sul capitolato non viene chiesto il singolo infisso, o se viene fatto spesso è un errore. Normalmente la legge prevede l'abbattimento acustico dell'insieme, parete e vetro. Quindi se vedete la richiesta di un 45 decibel, non è del singolo infisso,
e dell'insieme parete più vetro infisso. Questo è importante perché, per quanto possano essere prestazionali sia i seramenti che i vetri, possiamo arrivare ad avere 45-48 decibel a seconda della destinazione d'uso. Passiamo subito all'immagine successiva. A seconda della destinazione d'uso di quell'edificio, noi abbiamo delle classificazioni diverse con prestazioni di decibel diverse. Avendo prestazioni diverse, noi possiamo agire in diversi modi. Andando a agire sul vetro, invece di montare una lastra da 4, una lastra da 6, montiamo una lastra da 4 e un 3-3 con anche una semplice pellicola di interco, quello migliora l'acustica. Andiamo a montare sull'infisso una terza guarnizione, quella che vede normalmente sui nostri sistemi, la guarnizione esterna, non è una guarnizione di tenuta ma è una guarnizione acustica, permette di migliorare la resa acustica dell'infisso, dell'insieme infisso più vetro. Possiamo andare a utilizzare vetri isolanti acusticamente, hanno una pellicola particolare rispetto a quella utilizzata normalmente per i certificati classici, permette di assorbire maggiormente le onde sonore e quindi di migliorare la resa a livello di decibel. Come vi dicevo, la legge prevede la parete, che sia una parete singola dove viene richiesto magari 40 decibel, la parete può arrivare a 48 decibel, o l'insieme della parete con l'infisso. Qui diventa importante una cosa, qui è fatto un esempio che poi è l'esempio che viene riportato sulle normative. Come vedete abbiamo una parete da 48 decibel, un infisso che isola 30 decibel, il totale è un 38,12 della parete. Andando a aumentare l'isolamento della parete, quindi aumentando anche tanto i costi perché cambiano i materiali e aumenta lo spessore della parete stessa, non sempre andiamo a migliorare la resa dell'acustica. Qui siamo passati da 48 a 55 come parete, lasciando 30 decibel sull'infisso, siamo arrivati a 38,35 da 38,12, praticamente nulla. E aumentando l'isolamento termico della parete, rimanendo lo stesso il vetro, il miglioramento è praticamente nullo, 38,38. Andando invece a cambiare il vetro, vedete qui c'è un 6, una camera e un 4,4,2, quindi uno stratificato con all'interno una pellicola. Passiamo da 30 a 38 decibel di abbattimento acustico. Sulla parete del primo esempio, dove avevamo 48 decibel di acustica della parete, noi siamo arrivati ad avere un 44,88, semplicemente cambiando il tipo di vetro sullo stesso infisso nella stessa parete, quella che costa di meno dei tre esempi che abbiamo visto. 44,88, considerate che nell'uso domestico edilizia residenziale viene chiesto un 40 decibel. Quindi ecco qui riportato un pochettino lo specchietto, aumentando l'isolamento della parete, il cambiamento è minimo se non nullo, andando a cambiare il vetro abbiamo delle prestazioni notevolmente più alte. Come viene fatta la prova? Viene praticamente chiuso in una camera sigillata, vengono messi degli altoparlanti all'interno, viene alzato il volume in base alle onde che ci servono per far superare la prova, dopodiché abbiamo le prestazioni dell'infisso, quindi dell'insieme vetro e profilo. Il tutto poi viene certificato, normalmente viene fatto da un ente terzo, noi abbiamo il laboratorio all'interno dove comunque facciamo le prove, però noi tutte le nostre certificazioni sono fatte all'IFIT perché è un ente terzo, quindi non è di parte ed è uno degli istituti riconosciuti a livello mondiale come tra i più buoni e quello che fa le prove più rigide in assoluto. Quindi sul nostro sito potete trovare tutto quello che sono certificazioni sia per quanto riguarda l'infisso sia per quanto riguarda i vetri. Sempre parlando dell'insieme di infisso, sapete che esistono tutta una serie di documentazioni che accompagnano il nostro infisso,
da quello che è la dichiarazione di prestazioni, il foglio dove c'è l'epilogo delle prestazioni di tutti quanti i fissi che mettiamo nell'interno del singolo appartamento dell'edificio, la marcatura CE, che normalmente è il label, l'adesivo che trovate sull'infisso, e le istruzioni di uso e manutenzione. Sono importantissime perché tante volte capita che non vengono date. È obbligatorio per legge che vengono date, ma non soltanto sugli infissi, su tutto. Su qualsiasi voi comprate, anche dove spendete magari 10 euro, trovate più carta di quanto del prodotto che avete comprato. È l'uso e manutenzione. Se ci sono batterie, come vanno cambiate, dove vanno buttate, come va smaltito il tutto. Tutte queste certificazioni vengono fatte classificando il prodotto secondo una normativa di riferimento per quanto riguarda gli infissi, è la 14351-1. Il trattino 1 è proprio per i serramenti tradizionali per le finestre. Ci sono delle prestazioni obbligatorie che cambiano da paese a paese, che sono l'aria, l'acqua, il carico del vento, l'acustica, termica, solare, luminosa. E ci sono poi altre prestazioni volontarie, che possono essere l'assistenza alle frazioni, all'impatto, proprietà meccanica, e anche a secondo poi della destinazione d'uso dell'infisso, per esempio il carico della neve, che viene comunque richiesto per gli infissi messi sui lucernari, quindi sui tetti, su tutto quello che è obliquo orizzontale, diventa obbligatorio avere anche il carico, la resistenza a carico della neve. Anche all'estremo sud si ha sempre l'obbligo di fare un test di carico di neve, magari con un 0,5 di pressione, ma non esistono vetri che vengono utilizzati per, o infissi che vengono utilizzati per superfici orizzontali oblique che non superi la prova. Anche laddove non c'è assolutamente rischio di neve, ci potrebbe essere un violento acquazzone, una violenta grandinata che potrebbe provocare la rottura del vetro. Ecco, questo non si vede bene, questo è il label adesivo che trovate sui nostri infissi, dove vengono riportate le caratteristiche, le misure, il tipo di prodotto di cui è fatto l'infisso. A destra, sotto il marchio CE, il tipo di sistema utilizzato, le norme applicate, le resistenze ai vari carichi, possono essere, come ho detto, diversi in base all'obbligo che c'è nei vari paesi, e quei fattori che vi dicevo, la trasmittanza termica 1.2 è l'insieme vetro più infisso. Il fattore solare, la trasmissione luminosa, è quella che abbiamo visto prima, le percentuali di quanta luce, di quanto ammonia abbiamo all'interno del nostro stabile. E alla fine l'UG è la trasmittanza termica del vetro. Noi abbiamo un UG di 1.1, quindi un vetrocamera normale, abbiamo un insieme di trasmittanza vetro infisso di 1.2. Cosa importante, lo vedete riportato in diverse lingue in alto a destra, la qualità ottica del vetro va verificata a una distanza minima di 1 metro senza che vi sia un'incidenza diretta di raggi solari. Abbiamo semplicemente preso quello che prevede la legge e copiato sul label, perché capita sovente che abbiamo il cliente che si mette con l'anternino attaccato con il naso al vetro a vedere se ci sono imperfezioni. Noi nei nostri impianti li induciamo a 0,50, cioè la verifica che viene fatta sui vetri viene fatta a 50 cm, la legge prevede 1 metro, se da 1 metro quella inezia non è visibile, il vetro risponde ai requisiti di normativa e non va sostituito. Anche quello che sono i divieti in fatto di pulizia, cioè come va pulito il vetro, solventi, cioè il minimo di attenzione che deve essere fatto per mantenere intatto il vetro e le sue prestazioni. Oltretutto poi sull'infisso noi mettiamo l'etichetta, ogni singolo infisso, anche di uno stabile di 100 infissi, ha un suo numero. In qualsiasi momento da qui a 20 anni, dicendoci quel numero,
noi vi possiamo dire vita, morte, miracolo di quell'infisso. Non vi trovate più il foglietto o il doppio dell'indicazione di prestazione o il label del marcatore C e vi serve sapere perché si è rotto, che vetro avevate montato, chiamate il rivenditore che vi ha montato l'infisso, oppure potete chiamare direttamente il fisso, dando quel numero vi diciamo che vetro c'è montato sopra, che misure ha e che prestazioni ha. Come ho detto, tutto quanto è regolamentato da norme e leggi. Ecco, io mi soffermo un attimo qua, perché qualcuno di voi magari l'ha visto, letto su una rivista dove c'era un articolo scritto da un docente universitario che diceva che la 7697 è una bufala. Perché? Perché è una legge italiana, è una UNI, quindi è territoriale, nazionale, e non è una EN. Attenzione, lui faceva questo riferimento, ha valore la EN, giusto? Ma la EN riguarda un discorso di qualità, di certificazione della qualità del prodotto, cioè che prestazione ha a livello qualitativo quel prodotto. Può avere una classe 4, può essere un classe 3, un classe 2, non significa che non è certificato, che non è un prodotto che va bene, semplicemente quell'infisso ha una classe diversa. La UNI riguarda la sicurezza. Sulla sicurezza, a meno che c'è una norma europea specifica sulla sicurezza, ha valore la legge nazionale. Significa che se la UNI prevede che l'infisso nell'uso residenziale, quello che magari vi trovate ad avere tutti i giorni come richiesta, prevede sopra il metro un vetro di sicurezza, poi che sia un cristallo o uno stratificato decidete voi, al suo interno voi dovete metterlo, perché altrimenti rispondete penalmente. Io ho qui con me un articolo, che la cosa bella è che è stato pubblicato sulla stessa rivista a differenza di 3 mesi, dove due amministratori di condominio sono sotto processo per omicidio colposo, perché il portone del palazzo di cui sono amministratori ha montato dei vetri non di sicurezza e purtroppo un ragazzo ci è morto. Fa sempre testo la legge nazionale per quanto riguarda la sicurezza, e anche il codice 105 il codice del consumo, l'articolo 105 lo riporta, e la legge, la UNI 7697, prevede come responsabile il produttore, quindi noi che produciamo gli infissi, il committente, quindi chi ordina quegli infissi, e non può firmarvi neanche una liberatoria che dice mi assumo la responsabilità volendo un vetro che non sia a norma per poter magari risparmiare sul costo. E siete responsabili voi? Significa che tutte e tre le figure andranno davanti al giudice e il giudice stabilirà di chi è la colpa. Se ci saranno danni materiali sarà un procedimento civile, se ci saranno danni alle persone sarà un procedimento penale. E tutte e tre rispondiamo. Noi a livello di gamma, come ho detto, abbiamo anche le vetrerie, abbiamo diversi tipi di vetro. Adesso vi faccio una rapida panoramica per sapere più che altro, magari vi ritrovate sul sito e non sapete cosa significa. Il plus valor è semplicemente il vetro camera, monocamera. Il super valor è un doppio camera. L'energy valor è quello che fa passare soltanto anche l'energia solare. C'è quello Sun Control, che fa passare minore energia solare, e il Sun Block è quello più simile al riflettente. Per quanto riguarda quello a controllo energetico, è molto utilizzato in zone molto fredde. Come lavora questo vetro? Durante il giorno l'arco solare assorbe energia e la ridistribuisce al calare del sole. Praticamente funziona come un piccolo termosifone e viene utilizzato in quelle zone molto fredde.
Questo perché? Perché va a far ridurre il consumo energetico per riscaldare quello stabile, appartamento, villa, quello che sia. Qui ecco, è una, un pochettino quello che vi ho detto adesso su quanto riguarda la, la normativa 7697, un riassunto quando è entrata in vigore, quando è stato fatto l'aggiornamento, il periodo transitorio. Il codice del consumo, quello che vi dicevo, quindi con tutti quanti i decreti dove viene riportato il discorso della sicurezza e non della qualità del prodotto, quindi si risponde per quello e non per il discorso della, della qualità, quindi viene ribadito quello che praticamente vi ho appena detto. È importante perché, ripeto, rispondete anche voi sia civilmente che penalmente, quindi è importante che lo sappiate. Tutto quello che vi sto dicendo lo potete avere tramite il nostro rivenditore, tramite il nostro sito o semplicemente andando sul sito della Uni o facilmente mettendo la normativa di riferimento o il codice di consumo, vi scaricate il tutto e vedete quello di cui abbiamo parlato qui oggi. Accelero un pochettino per parlarvi di quello che è la sicurezza attiva e la sicurezza passiva. L'attiva è quella che ci permette, è l'antiaffrazione, cioè è ovviamente un vetro stratificato che può essere danneggiato, però il vetro rimane nella sua interezza. Nel caso invece di sicurezza passiva sono il discorso dei cristalli, si urta accidentalmente il vetro si riduce in mille pezzi, in briciole, in modo tale che non possa ferire la persona che magari inavvertitamente ci è andata addosso. Diventa però importante scegliere anche il tipo di vetro. Perché? Perché è avvenuto, poi faccio vedere la foto dopo, che si è pensato di fare il meglio del meglio, cioè di mettere due lastre di cristallo, trasformarle in uno stratificato, cioè avere due lastre da cristallo 8 mm accoppiate con una pellicola di PVB, due pellicole di PVB, pensando io ho messo il non plus ultra della sicurezza. Questo è il Palazzo di Giustizia di Bolzano, dove è stata fatta questa tettoia con doppio cristallo stratificato, si è rotto il vetro, non si sono fatte le briciole, ma è caduto come se fosse un lenzuolo e stiamo parlando di poco meno di 200 kg. La fortuna che in quel momento non c'era sotto una persona. Quindi attenzione anche quando si fa la richiesta del vetro, avere il non plus ultra della sicurezza, mettere temprati, trasformarli in vetro stratificato, non significa avere la miglior resistenza, il miglior prodotto sul mercato. Fatevi sempre consigliare, se avete qualche dubbio, da chi magari lo fa per lavoro, che sia un vetraio, che sia magari un nostro rivenditore e che lavora con i nostri vetri, oppure informatevi tramite tramite siti internet, perché come ho detto prima, ve lo ripeto, so che diventa una croce sentirlo tutte le volte, ma purtroppo è avvenuto, si risponde civilmente e penalmente. Vetri di sicurezza, la classificazione, l'1 più 1 è la classificazione più alta. Perché qui vi faccio vedere il discorso della sicurezza? Perché la Uni non prevede come sia fatto il vetro per la sicurezza, prevede la classe di sicurezza. Quando vedete il numero 1 è quello che ha la classe di maggiore resistenza, 2, 3 è minore resistenza, B è uno stratificato, C è un cristallo. Vengono fatte, vabbè, qui è la nostra, come identifichiamo i nostri codici, SG è il cristallo, VSG è lo stratificato. Il cristallo non è un vetro antieffrazione, è un vetro più duro rispetto a un frutto normale, però non è antieffrazione, si può rompere, si riduce in briciole e per quanto è grande non fa rumore, quindi è tutt'altro che antieffrazione. Se volete un vetro antieffrazione è uno stratificato, poi decidete voi lo spessore del vetro e le pellicole che volete all'interno in base alla classificazione e i requisiti che sono di antieffrazione. La prova che viene fatta è sempre fatta in base a una normativa europea
è la prova del pendolo, dove un corpo molle da 50 kg che riproduce l'effetto di una persona lanciato da diverse altezze, maggiore l'altezza, maggiore il grado di sicurezza del vetro se resiste alla rottura. Viene fatto in tre punti diversi, sempre segnato. Se il vetro, dopo questa prova, facendo anche partire dall'altezza maggiore, quindi 1200 mm, sui tre urti non ha avuto danneggiamenti, è un classe 1B1. Come ho detto, c'è quella tabella che avete visto dove viene riportato, in base alle istituzioni d'uso dell'edificio, il riferimento che fa la normativa, la legge, quindi in base alle istituzioni d'uso cambia il tipo di vetro da andare a montare. Ecco, qui c'è la tabella in cui ci sono le varie classificazioni. Ripeto, questa è una UNI, quindi potete scaricarla tranquillamente da internet in qualsiasi momento, senza che adesso vi metto a spiegare rigo per rigo tutto quanto, se no state qui fino a domani, collega mi picchia. E loro, anche voi. Quindi sono due prospetti, il primo che identifica il tipo di edificio, il secondo le classi del vetro, che va utilizzato in base al tipo di edificio dove stiamo montando il nostro infisso. Qui vedete lo specchietto che riporta, dove, anche questo è uno specchietto che trovate sulla normativa, dove in base alla destinazione d'uso ci sono tutti quanti gli esempi, quindi pavimento a 4 metri di altezza, sul balcone, con traversi, senza traversi, dove vi dice dove utilizzare e che tipo di vetro utilizzare, il vetro accoppiato, lo certificato, il vetro di sicurezza e il cristallo, il giallo è solo la parte interna, questo è per uso edilizio, dove ci sono lucernari e verande, tettoie, è sempre obbligatorio un doppio vetro di sicurezza a qualsiasi altezza esso si trovi. Normalmente deve essere un cristallo esterno e uno stratificato interno. E qui comincia a cambiare. Io mi fermo invece sulla slide successiva, dove ci sono gli asili, scuole e le pertinenze. Tutti questi edifici avranno sempre il vetro di sicurezza interno ed esterno, ed è sempre un vetro accoppiato, quindi uno stratificato, un bisarme, come volete chiamarlo, due lastre di vetro accoppiate con una pellicola. Non va bene il cristallo perché è un vetro di sicurezza, ma proprio per il fatto che si riduce in briciole, per un bambino può essere comunque pericoloso. Quindi se avete a che fare con scuole, asili, residenze e pertinenze, non vi sbagliate, mettete vetri, l'ideale è mettere sempre un classe 1B1 sia dentro che fuori, in modo così siete tutelati al 100% a livello di normativa, di legge, in tutte quante quelle che sono le pertinenze, e evitate qualsiasi rischio. Qui è il discorso dell'apribile, come ripeto è sempre obbligatorio, non è facoltativo, non si ha la possibilità di non montarlo, e sono responsabili sempre il progettista, il committente e il produttore. Il mancato rispetto della norma, soprattutto se dovesse causare danni, lesioni, comporta sanzioni sia civili che penali. Sto proprio facendo ripeto, non voglio terrorizzarvi, semplicemente perché è importante, perché siete voi i primi referenti del committente, siete voi ai quali si affida con fiducia e siete voi i primi a cui dovete rispondere, a voi stessi. Grazie. Grazie. C'è un filmato allora. Grazie.
questa è la prova che viene fatta. Questa è la prova che viene fatta per il test sui cristalli. Ogni ciclo di produzione viene preso un vetro di diverso spessore, 4, 5, 6, 8, 10, e viene portato a fare questa prova. Sotto c'è quel telo dove c'è riportato il quadratino 5 cm, 5 cm, dopodiché viene fotografato, prima che vengano contati per evitare manomissioni, e vengono contati poi i pezzetti di cristallo all'interno del quadrato o a cavallo delle linee. Lo facciamo noi quasi sempre ogni ciclo di produzione, periodicamente viene l'istituto a fare le verifiche lui a sorpresa, proprio per fare il discorso di qualità. Grazie. La collega Antonietta che farà un excursus della legge, delle normative, diciamo dall'origine via adesso, con 10 minuti, così per consentire di installare il computer. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Allora, cominciamo innanzitutto a fare delle considerazioni per capire un attimino come si è arrivato appunto a quella che è la certificazione energetica attuale e agli interventi che si vanno ad eseguire per il miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato. In effetti nel Consiglio europeo del 12 dicembre 2008 i capi di Stato hanno raggiunto un accordo, e quello di praticamente arrivare al 2020 con delle percentuali in aumento di dimensione di che cosa? Il famoso pacchetto clima energia, che si propone appunto di raggiungere questi obiettivi: la riduzione del 20% delle emissioni dei gas clima alteranti, i cosiddetti CO2, uno nella fattispecie il CO2, invece l'aumento del 20% del risparmio energetico, l'aumento del 20% dell'energia ecosostenibile e delle fonti rinnovabili. In effetti si è constatato che proprio il settore edilizio del costruito e il terziario hanno un consumo del 40% dell'energia globale. Questo però è facilmente avvertibile se si fa una politica di efficienza energetica e di investimenti nello specifico per migliorare l'efficienza energetica. Cosa ha fatto l'Italia per appunto il risparmio del consumo di energia? Dobbiamo incominciare a dire che l'Italia già nel 1976 con la famosa legge 373 ha fatto si è attivata nel merito. E questo perché? Perché c'era stata la famosa crisi del petrolio del 1973, tra il 1972 e il 1976. Si è arrivata poi alla legge 1091, che già contiene la norma per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. In effetti con questa legge l'Italia si pone all'avanguardia nei paesi della Comunità Europea, perché ha già capito, praticamente si capisce, ha percepito lo Stato italiano che il consumo energetico maggiore si aveva appunto nel costruito, che risultava in effetti, diciamo che i componenti e gli impianti all'interno degli edifici risultavano non efficienti e molto spesso gli impianti stessi erano obsoleti e quindi avevano un consumo di energia maggiore. E non solo, ma già con la 1091 noi iniziamo a parlare di certificazione energetica. Questa legge purtroppo non trova però riscontro nei piani attuativi veri e propri, cioè nei decreti attuativi veri e propri, e si lascia correre la cosa. Si dovrà arrivare nel 2002
quando la comunità europea con la direttiva europea 2002/91/CE, direttiva EBD, Energy Performance Building Directive, che praticamente obbliga a legiferare nella materia di efficienza energetica. La direttiva però che cosa impone? Infatti impone che al 4 gennaio del 2006 tutti gli stati dovevano avere la legge affinché si potesse, si emanassero dei decreti legislativi affinché si potessero stabilire dei criteri per il contenimento energetico della produzione sia dell'acqua calda, sia dell'illuminazione che della ventilazione degli edifici. Cosa succede allora? Per recepire questa legge l'Italia si attiva e emana il decreto legislativo 192 del 2005, che è subito immediatamente seguito dopo dal 311 del 29 dicembre 2006. In questi due decreti cosa si fa? Il regime appunto si cerca di stabilire i metodi per il contenimento, il regime di climatizzazione invernale e poi in seguito solo di climatizzazione invernale in effetti, perché poi solo in seguito, che si vedrà dopo, si penserà anche alla climatizzazione estiva, che in alcuni luoghi è molto più, cioè si consuma molto di più con la climatizzazione estiva che con la climatizzazione invernale. Si hanno subito degli scontri, in quanto si incomincia già a progettare, a cercare dei materiali che siano più efficienti, e quindi si ha già la constatazione che un fabbricato progettato e costruito nel 2010 ha praticamente delle migliori prestazioni rispetto a un fabbricato che era stato costruito nel 2000 oppure già nel 2002, nel 2005. La direttiva europea infatti obbliga in un certo senso che bisognava tenere conto di due cose importanti e punto in termini di efficienza: l'involucro, e che è costituito dalle pareti finestrali, le pareti dagli elementi strutturali opachi, cioè le pareti, i solai, e dalle pareti finestrate. Perché? E non solo, abbiamo detto l'involucro e l'impianto che esso contiene, cioè gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione. In effetti la direttiva ci pone che cosa? Ci dà delle disposizioni, cioè ci dà delle disposizioni che riguardano la metodologia del calcolo, l'applicazione dei requisiti minimi per i fabbricati di nuova costruzione e dei requisiti minimi dei fabbricati che hanno avuto o dovranno avere una forte ristrutturazione e riqualificazione. Ma la cosa principale impone la certificazione energetica. La certificazione energetica contenente gli impianti con i libretti e quindi le ispezioni periodiche di essi e delle generatori che li alimentano, caldaie e quant'altro. E non solo, ma anche l'esibizione della certificazione vera e propria, perché bisognava appunto rendere trasparente il consumo dell'energia di un fabbricato nel fuso standard per quanto riguardava sia la climatizzazione estiva che la climatizzazione invernale e la CS, la produzione di acqua calda sanitaria. In effetti l'allegato 3 della sua direttiva nel calcolo cosa bisogna tenere conto? Delle caratteristiche strutturali, come abbiamo detto, degli impianti, del sistema di condizionamento, la ventilazione, l'illuminazione per il terziario, per le attività industriali e quant'altro, la posizione, l'orientamento, la geometria, le condizioni climatiche esterne e la protezione solare e del clima interno che si intende avere.
non solo, ma anche che cosa bisogna tener conto anche di quelle che possono essere inserite all'interno della, della generazione di energia, quale, quale le fonti rinnovabili. La, la normativa, la, la direttiva europea non stabilisce il metodo, perché lascia praticamente che siano i vari stati e i paesi a legiferare e a creare la norma. E per questo infatti l'Italia cosa fa? Fa, recepisce la normativa con la 192 e con il 311. Di seguito, in seguito alla successiva normativa europea che si emanerà in seguito, cosa succede? Si ha l'ultimo, diciamo, decreto 73 che recepisce la direttiva del 2010, in cui praticamente dalla, fino adesso si era parlato, di certificazione energetica, invece con il recepimento di questa nuova normativa si parlerà di attestato di prestazione energetica. Si ha una sostanziale rivoluzione anche nel metodo di calcolo e nel calcolo stesso dalla precedente normativa, e ci, con questa terminologia praticamente ci adeguiamo a quello che era praticamente anche la, questo, come, come veniva chiamato in Europa già con la precedente normativa. L'attestato di prestazione energetica, infine, che cos'è? È il documento in cui viene inserito il consumo di energia, la previsione del consumo di energia per l'utilizzo standard dell'edificio, e viene praticamente, come si dice, classificato secondo delle lettere che sono, da, che, sono che si parte dalla, diciamo, dalla classe A più ad arrivare a G. Questo per rendere trasparente la qualità dell'edificio, perché ovviamente se andiamo a comprare la macchina chiediamo quanto consuma, idem per gli elettrodomestici, e quindi anche il fabbricato deve avere questa, questa qualificazione. Questa qualificazione in modo tale da metterlo in una posizione di essere più o meno efficiente, efficiente energicamente, e quindi consuma più. Se è efficiente consuma di più e di meno, se non è efficiente consuma di più e di più, e quindi lo si deve sapere. Allora, lo scopo della direttiva alla fine qual è? Di rendere tutti i fabbricati efficienti, giusto? E allora cosa fa? Cosa aveva fatto già nella precedente certificazione, nell'attestato di certificazione energetica, e che viene recepito anche nell'attestazione di prestazione energetica? Gli interventi migliorativi che servono, il cosiddetto, deve, l'attestato deve essere corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. L'aveva già fatto il 192 dicendo espressamente l'attestato è corredato, deve essere corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici, recependo in maniera praticamente puntuale quello che diceva la direttiva stessa della comunità, della comunità europea. Queste disposizioni prescrivono, queste disposizioni legislative quindi prescrivono l'obbligatorietà di inserire nell'attestato di prestazione energetica gli interventi migliorativi, in quanto e non solo, ma ogni singolo intervento deve essere studiato a secondo della prestazione che si vuole raggiungere, ma a secondo della fattibilità dell'intervento, e calcolare in che, i termini di ritorno del, in qualità, in quantità economica. In che senso? È fondamentale che questo risparmio annuo sia praticamente calcolato, e che cos'è? E non è altro che il costo non sostenuto dell'energia che serve per l'alimentazione dei vari impianti. Allora, quali potrebbero essere gli interventi migliorativi? Questo ovviamente va progettato, studiato a secondo, pure come abbiamo detto, della tipologia del fabbricato, di dove ci troviamo, di qual è quello che possiamo fare. Un'idea che si può avere è quella del cappotto,
che può essere sia esterno, diciamo, che anche interno, diciamo spotto più esterno, oppure dell'isolamento interno, della coibentazione interna, della coibentazione dei pavimenti, dei soffitti, mentre della lana di roccia nella soffitta. L'intervento più immediato e molto spesso più adottato per migliorare è proprio quello che abbiamo detto prima: le pareti finestrate hanno la loro importanza e il loro peso, appunto, pure nella spesa e nel consumo dell'energia. La sostituzione e l'installazione di caldaie a condensazione, di impianti di ultima generazione a pavimento, quale può essere ancora l'installazione, appunto, di impianti termici solari, perché nelle fonti rinnovabili abbiamo detto che la direttiva europea, nella metodologia GAP, bisogna tener conto anche dell'inserimento di tutte quelle che sono le fonti rinnovabili. E non solo, l'installazione importante, che sono obbligatorie, delle valvole termostatiche, un sistema di regolazione dell'impianto, che si vede già quando facciamo la certificazione, facciamo il calcolo, a secondo pure di come mettiamo il sistema di regolazione, vediamo che abbiamo dei cambiamenti e delle migliorie o possiamo peggiorare il sistema stesso. Oppure le caldaie a biomassa, che sono entrate anche nella detrazione del 65% da quest'anno. La lista è che si può fare di tutto, bisogna appunto fare un'analisi. Questo cosa comporta? Che il progettista deve impegnarsi a trovare le cose di progettuale, a creare la soluzione giusta adatta a quella tipologia di edificio per migliorare la prestazione. Non è possibile assolutamente fare un attestato di prestazione senza gli interventi migliorativi, in quanto praticamente è proprio il sale della certificazione. È assurdo pensare che non si possa intervenire, cioè non si possa inserire un intervento migliorativo, in quanto è proprio come non so progettare non so creare una progettazione adeguata per migliorare quell'edificio e renderlo più efficiente dal punto di vista energetico, perché è proprio lo spirito della legge, è la legge che impone, e questa deve essere la sensibilità affinché si arrivi a quella famosa data, di quel famoso incontro di Tokyo che dovrà avvenire di Kyoto, che dovrà avvenire nel 2020, in cui praticamente avremo raggiunto quei famosi tre obiettivi: 20-20-20. Quindi ogni certificazione avrà sicuramente, si potrà fare su intervento migliorativo, anche a meno che non sia proprio già in classe A più. A tutto questo, a luglio ci sarà una riduzione generale nuovamente del certificato dell'attestato di prestazione energetica, che sarà formulato in maniera diversa, e nella fattispecie verrà introdotto anche il raffrescamento estivo come calcolo, perché attualmente dopo darò citazione in tal senso. Sì, va bene, grazie alla collega Luisa Antonietta. E adesso vediamo allora questi interventi migliorativi, facciamo questo calcolo. Sì, a parte che sì, vabbè, a parte che illustrerete un po' la situazione. Sì. Quindi passo la parola a Dino Pierro, che è responsabile tecnico di Dumatica. Grazie. E farà anche le conclusioni. Sì. Allora, salve a tutti, innanzitutto grazie a voi per la partecipazione, ovviamente al collegio che ci ha invitato. Siamo nell'ambito della certificazione energetica in un momento di fortissimo cambiamento. Il primo di luglio entreranno in vigore le nuove linee guida. Noi, in qualità di partner facenti parte del gruppo consultivo Legge 90, nonché del gruppo Software House, presso il Comitato Termotecnico Italiano, ovviamente stiamo seguendo in prima persona e molto da vicino lo sviluppo sia di queste nuove linee guida che entreranno in vigore e saranno emanate a brevissimo. L'ultima bozza definitiva è stata proprio 2 giorni fa. Non credete il decreto ministeriale dei requisiti minimi, che ovviamente andrà a delineare quelli che sono i limiti che dovranno essere obbligatoriamente rispettati per tutti quelli che sono i componenti opachi e trasparenti, a seconda del tipo di intervento che dovrà essere ovviamente andato lì a realizzare. Quindi, se stiamo parlando di una semplice
redazione di un attestato di prestazione energetica, se stiamo provvedendo a fare una progettazione di un nuovo edificio o una riqualificazione. Anche il discorso, sulla base diciamo, del collega che ci ha preceduto prima nel suo intervento, dunque ha illustrato in maniera molto chiara e puntuale quali possono essere i benefici del diciamo di un buon isolamento termico oltre che acustico, diciamo tutti gli infissi che dopo magari simuleremo attraverso il programma Chromatic Energy che noi come Software House produciamo, certificato ovviamente da CT, mi premeva un attimino soltanto fare un piccolo preambolo che riguarda appunto le nuove linee guida che usciranno il 1° luglio. Perché? Attualmente gli attestati di prestazione energetica sono realizzati sulla base della classificazione dell'edificio a seconda della zona climatica in cui quell'involucro edilizio è ubicato, quindi grado di giorno del comune, il rapporto di forma SV, e quindi hanno una determinazione della classificazione diciamo abbastanza rigorosa diciamo, e definita, però molto legata a quelli che erano i rapporti di forma e i dati climatici. Ora, cosa succederà dal 1° luglio? La classificazione degli edifici, e in modo particolare, quindi, durante la redazione degli attestati di prestazione energetica che tutti voi vi troverete a fare, non sarà più basata esclusivamente su questi dati, ma sarà realizzata sulla base del raffronto dello stesso edificio che state valutando, per cui state definendo la prestazione energetica, con un edificio di riferimento. Cos'è l'edificio di riferimento? L'edificio di riferimento è un involucro perfettamente identico a quello che state valutando, solo che ovviamente è dotato di componenti opachi e trasparenti con delle trasmittanze termiche predefinite e tabellate secondo quelli che sono i requisiti minimi previsti per il 2019 per tutti gli edifici pubblici e il 2021 per tutti gli altri. Quindi questo cosa vuol dire? Nella redazione di un attestato di prestazione energetica la classificazione del nostro edificio ora si comparerà a quello di un edificio come se fosse di nuova costruzione, supponiamo residenziale, il 2021, con dei limiti di trasmittanza termica con componenti opachi molto basse, stiamo parlando intorno allo 0,3, e finestrati per la zona intorno allo 0,5. Quindi dove obbligatoriamente anche le soluzioni che il collega a livello di componenti trasparenti ha proposto prima saranno ovviamente obbligatorie da utilizzare da parte di tutti voi in termini anche di progettazione. Un'altra modifica molto molto rilevante che verrà introdotta il 1° luglio, attualmente gli attestati di prestazione energetica determinano quello che è l'energia primaria globale di fabbisogno dell'edificio che viene riportata anche negli attestati attraverso la definizione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Cosa cambierà dal 1° luglio? È stata introdotta, come ha anticipato la collega, ovviamente un servizio non di poca rilevanza, soprattutto per noi che siamo in una zona abbastanza calda, come la climatizzazione estiva. Quindi la climatizzazione estiva entrerà a rigore a tutti gli effetti nell'attestato di prestazione energetica. Lì dove, ed esclusivamente però, lì dove, almeno dico fortunatamente, è presente un impianto di climatizzazione estiva. Quindi l'edificio di riferimento è uguale in tutto e per tutto, e uguale in tutto e per tutto sono anche i servizi che sono presenti. Quindi dove il servizio di climatizzazione estiva non è presente, questo non entrerà a far parte del certificato, che resterebbe tra virgolette vincolato a riscaldamento e ACS. Gli altri servizi che sono stati introdotti e che entreranno a far parte del certificato di prestazione energetica sono la ventilazione meccanica, che sarà un servizio suo a parte, il trasporto persone, che verrà normato dalla 11.300 parte 6 attualmente in fase di inchiesta pubblica presso l'UNI, quindi ancora non cogente, e l'illuminazione, che ovviamente riguarderà solo ed esclusivamente quelli che sono gli edifici a destinazione d'uso non residenziale, esclusivamente. Quindi questi sei servizi definiranno l'attestato di prestazione energetica del nostro involucro. In modo particolare mi preme sottolineare l'importanza del fatto dell'introduzione nell'attestato soprattutto di quello che riguarda la climatizzazione estiva, che sarà la climatizzazione estiva nel momento in cui
il servizio sarà presente ha un valore che ad oggi era praticamente non se ne teneva proprio conto. Nel momento in cui dal 1° di luglio entrerà in vigore, è dove lì sarà presente un servizio di climatizzazione estiva e noi dovremo tenerne conto per la definizione della tassa di prestazione energetica, avrà e potrà avere anche una valenza molto importante, come ha detto il collega prima. Questo perché l'utilizzo di infissi anche molto molto buoni, ovviamente attraverso l'applicazione di quella che è la norma di riferimento della 11.003, potrebbe comunque comportare un aumento dei giorni in cui è necessario il raffrescamento. Quindi tecnicamente l'individuazione anche di componenti trasparenti idonei affinché ci sia quell'abbattimento forte per la climatizzazione invernale e un buon abbattimento anche per l'estivo, ovviamente sarà una scelta fondamentale. Questa applicazione ovviamente a livello di programma noi già la sviluppiamo, quindi a livello di definizione di quelli che sono gli interventi migliorativi, oggi per esempio in attestato di prestazione energetica è necessario definire quelli che sono i tempi di ritorno di un investimento. Come vengono definiti questi tempi di ritorno di un investimento? In realtà sulla base del consumo annuo, il fabbisogno annuo energetico per vettore energetico di un involucro, supponiamo a una caldaia a gas metano più i fabbisogni elettrici in uso all'impianto, questi fabbisogni divisi per il potere calorifico specifico di ogni combustibile, che sia anche questo elettricità, per il prezzo, ovviamente determinano il costo economico annuo che ovviamente deve sostenere il proprietario di questo involucro per mantenere questi servizi attivi. Quindi questa definizione dal 1° di luglio nel certificato avrà una valenza ancora più importante, perché mentre oggi nell'attestato di prestazione energetica ci sono quelle tre righe, come io di solito uso chiamarle, in cui sono è possibile indicare tre raccomandazioni e una potenziale prestazione energetica raggiungibile globale, viene richiesta, diciamo, in realtà esclusivamente quello che sono i tempi di ritorno previsti dell'investimento per l'applicazione di questo intervento. Nel nuovo attestato di prestazione energetica invece verrà richiesto proprio esplicitamente anche la quantificazione per ogni vettore energetico della quantità annua necessaria per mantenere quel servizio attivo. Quanto di gas naturale, quanto di elettricità. Sarà rimarcato in maniera molto più forte l'indicazione di quella che è l'energia primaria non rinnovabile necessaria all'edificio e quella rinnovabile e da quale fonte deriva. Un altro aspetto importante che porterà le nuove linee guida è stata anche la modifica dei fattori di conversione in energia primaria. Attualmente, penso voi lo sappiate, per convertire un fabbisogno per esempio di 1000 kWh di energia per riscaldamento in energia primaria, supponendo che fosse un apparecchio elettrico a fare questo tipo di servizio, c'era un fattore di conversione tutto non rinnovabile di 2.174. Adesso con le nuove linee guida anche l'energia elettrica, tenuto conto del fatto che comunque parte di quell'energia elettrica che noi preleviamo da rete nazionale ha comunque origine rinnovabile, anche l'energia elettrica avrà una quota da indicare in attestato di rinnovabile, 0,47 rispetto a 1,95 di non rinnovabile. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche nel momento in cui andrete a certificare un fabbricato che non ha né riscaldamento né nulla, quel fabbisogno energetico convertito in energia elettrica, perché si considera comunque soddisfatto in qualche modo attraverso apparecchi elettrici, questo non cambia rispetto a come già prevedeva la 192, porterà comunque nell'attestato una parte di quota di energia rinnovabile. Quindi in realtà questa è una cosa che forse a chi non lo sa all'inizio spiazzerà nel momento in cui si troveranno a fare un attestato e magari si troveranno dell'energia non rinnovabile in un involucro che magari tra virgolette è rinnovabile in un involucro che magari non c'ha nemmeno impianto. Sono tutta una serie di aspetti che ovviamente cambieranno ovviamente anche l'approccio a quella che è la definizione dell'attestato. Dovrà essere redatto in maniera molto molto più puntuale e saranno richiesti dati che dovranno altresì essere
relazionati e dovranno queste relazioni tecniche accompagnare anche l'attestato di prestazione energetica e saranno il mezzo attraverso il quale gli organi di vigilanza potranno effettuare anche futuri controlli proprio sui meri dati di input per verificare anche la bontà di come è stato fatto il sopralluogo. Già li stanno facendo. Sì, però diciamo questa indicazione è presente proprio nelle linee guida, cioè dove la relazione tecnica, dove lì si trovano le indicazioni di tutti i dati rilevati sulla tipologia di regolazione, di emissione, del generatore, le caratteristiche, dovranno essere relazionate e dovrà fare parte integrante e accompagnare l'APE. Anche. Quindi diciamo, questo per darvi un piccolo inquadramento di quella che sarà la nuova norma che uscirà a breve. C'è solo una piccola cosa che anche qui mi preme sottolineare, giusto per darvelo come informazione. La redazione degli attestati di prestazione energetica, come ho detto all'inizio, prevederà la comparazione dell'involucro che stiamo valutando con questo edificio di riferimento uguale in tutto e per tutto a livello di involucro, escluso ovviamente trasmittanze di componenti opache e trasparenti definite nella norma, al nostro. Questo determinerà ovviamente un fabbisogno utile di riscaldamento, di ACS, di climatizzazione estiva, di dove il servizio fosse presente, predeterminato. Mentre sarà dotato, rispetto all'involucro che stiamo valutando, di impianti invece standard. È prevista un classico generatore a gas per riscaldamento e anche per ACS, lì dove è presente il servizio di climatizzazione estiva è presente uno split, cioè per dare indicazione di quelli che sono dei generatori tipo presenti in questo edificio. Questo per la redazione degli APE. Mentre quando ci troveremo e vi troverete a fare nuove costruzioni, riqualificazioni, invece il raffronto con questo edificio di riferimento sarà con gli impianti analoghi a quelli che abbiamo realmente previsto o presenti nell'edificio, rapportati a un valore di rendimento invece tabellato sempre nella norma. Quindi se avremo un solare avremo un rendimento tabellato, se avremo un fotovoltaico avremo un rendimento tabellato che determinerà questo edificio di riferimento. Questo è stato fatto per far sì che soluzioni progettuali più mirate, più importanti, che magari seguono anche il passo dello sviluppo della tecnologia, dei miglioramenti, diciamo anche dei componenti finestrali, per dire il discorso che abbiamo fatto stamattina, ovviamente mettono in risalto maggiore anche quello che è la resa del progetto stesso, la bontà del progetto stesso. Mentre nel caso di una semplice redazione del testato di prestazione avremo l'involucro di riferimento uguale al nostro, con trasmittanze ovviamente previste e tabellate, quelle 2019-2021, e impianti standard, per fare un rapido paragone. Tutto questo ovviamente è il fulcro delle modifiche che interverranno da qui a un mese e mezzo. Quindi importanza anche della definizione degli interventi migliorativi, come vi avevo anticipato, attualmente tempi di ritorno, definizione dei tempi di ritorno e indicazione delle raccomandazioni che si possono, che ovviamente il tecnico può individuare e quindi raccomandare al proprietario dell'immobile, al committente, nonché mentre nella nuova è stata ulteriormente specificata e ampliata quella che sarà la tabella dove dovranno essere indicati gli interventi migliorativi, dove potranno essere indicati più interventi migliorativi settorializzati, se su componenti opachi, se su componenti trasparenti, se su solare fotovoltaico, solare termico o su altre tipologie di fonti rinnovabili, eolico, mini eolico, microcogenerazione. Però per ognuno di questi interventi che dovremo andare a indicare, cosa che attualmente già facciamo adesso, però diciamo lì nel nuovo attestato sarà ovviamente obbligatorio indicare da parte di tutti, quello che è il fabbisogno di energia primaria raggiungibile oltre che la classe.
Un'altra modifica che ci sarà con la nuova classificazione rispetto all'attuale è che è stata elevata la distinzione tra residenziale e non residenziale di quelli che sono l'espressione dei fabbisogni energetici, che attualmente per il non residenziale è espressa in fabbisogni su metro cubo, e la nuova è stata, almeno fino a modifiche eventualmente che faranno all'ultimo minuto, però fino ad oggi è stato sempre così, sarà tutto rapportato al metro quadrato. I fabbisogni saranno tutti residenziali o non residenziali, kilowattora, metro quadrato. Posso una domanda? Certo. All'entrata in vigore con il 2 luglio, diciamo, sì, che questa nuova normativa c'è, è possibile che per locazione, eccetera, di vecchi manufatti, vecchi di 50, 60, 80 anni, certificare con vecchi... Allora... C'è una piccola controversia tra virgolette aperta, visto che l'attestato vale 10 anni, magari la proprietà, sì, perfetto, l'attestato vale 10 anni se c'è l'impianto nel contenuto oppure se non c'è impianto. Però diciamo la questione, nel momento in cui diventa cogente la nuova linea guida, tecnicamente attualmente nella bozza del decreto è presente l'indicazione che le regioni avranno un tempo non indicato per adeguarsi nel recepire e nell'adottare, nel realizzare quelli che sono gli strumenti necessari a recepire in maniera, diciamo, anche telematica tutti questi nuovi attestati, anche perché le regioni a partire dall'anno nuovo saranno obbligate a comunicare una volta all'anno, a gennaio di ogni anno, tutti quelli che sono i dati aggregati rilevati sul loro territorio in un unico database, tra virgolette, nazionale. Ho capito. Visto che attualmente, per esempio, quindi siamo in una situazione della comunicazione presso la regione dell'Aquila, ma soltanto di 4 paginette. Giusto? Sì. Però diciamo, essendo adesso in questa situazione non ancora normalmente un po' così. Allora, le linee guida e il nuovo decreto in realtà dovevano essere emanati già un po' di tempo fa. Poi proprio per questi piccoli cavilli, tra virgolette, che rendono il tutto ancora non molto chiaro, seguendo quello che è l'iter burocratico, purtroppo siamo ancora ad oggi al 14 maggio in realtà a non avere nulla. Perché in realtà è tutto dovrà uscire al massimo per fine aprile. Quindi ci troveremo comunque in un periodo di transizione, sebbene per evitare quello che è stato un po' la baraonda successa ad ottobre, quando sono uscite le nuove parti 1 e 2 della 11.300 e c'è stato un po' panico e delirio, adesso è espressamente indicato nella bozza, e penso che comunque sarà resa così definitiva, che nel caso di future emanazioni di nuove norme tecniche che ovviamente vadano ad integrarsi con quelle che sono già cogenti, previste dalle normative emanate, ci saranno comunque 180 giorni di tempo in cui potranno coesistere i due sistemi prima che i vecchi decadano completamente, perché ad ottobre ovviamente l'introduzione delle nuove norme tecniche dalla sera alla mattina, se così vogliamo dire, ha messo voi in difficoltà, noi come, diciamo, altre software house come noi che ovviamente produciamo software certificato per fare le attestate di prestazione energetica, giustamente ha messo tutti un po' in difficoltà, voi in primis avendo a che fare con la committenza, in questa, diciamo, ci ha messo in questa situazione un pochettino incresciosa. Quindi diciamo, per il futuro questo sarà bypassato con quei 180 di giorni che saranno comunque previsti nella norma, che dovrebbero dare comunque la tranquillità a tutti di poter continuare a lavorare in serenità, voi nel vostro e noi nel nostro lavoro. Allora, ora vi faccio vedere come è possibile attualmente nella versione di Pneumatica Energy fare una valutazione di quelli che sono possibili interventi migliorativi, raccomandazioni, da poi ovviamente riportare in quello che è l'attestato di prestazione energetica. Non so se, penso che sicuramente molti di voi già ci conosceranno. Noi a livello nazionale ormai ci stiamo affermando come azienda, siamo un'azienda, diciamo, siamo una cinquantina di dipendenti, lavoriamo qua a Ponte Cagnano, però stiamo diventando una grande realtà affermata a livello nazionale, penso che ormai ci conoscono un pochettino tutti quanti.
e il software di certificazione energetica è una delle nostre, diciamo, punte di diamante su cui anche l'azienda sta puntando di più, sia perché ovviamente le evoluzioni normative anche previste nei prossimi anni sono ancora tante, ma anche perché ci sta dando molte soddisfazioni anche a livello di riscontro su tutto il territorio nazionale. Questa è Pneumatica Energy, per chi ancora non lo conoscesse, è il nostro software per fare l'attestato di, per redigere l'attestato di prestazione energetica o per fare quelli che sono le legge 10 di qualificazioni, e quindi nella maniera specifica oggi mi interessava farvi vedere proprio come trattavamo la parte di definizione degli interventi migliorativi. Allora, il software è strutturato in cinque macro aree, quindi dati generali, dove ovviamente potrebbe indicare quelli che sono i dati caratteristici in cui è ubicato il nostro involucro, i soggetti, ovviamente proprietario, progettista, costruttore, poi a seconda ovviamente della tipologia anche di documento che dovremmo andare a redigere, se è una stampa legge 10 o una testa di prestazione energetica. Dati per i dati aggiuntivi, diciamo, che sono quelli classici attualmente presenti nell'attestato di prestazione energetica, però in comune ovviamente il software è già dotato del database, con il rapporto ovviamente tutti quelli che sono i dati caratteristici e climatici del comune. Allora, ovviamente per procedere alla definizione di quello che è l'attestato di prestazione energetica, io ho già approntato, perché ovviamente oggi l'intervento voleva essere più che altro questo qua su interventi migliorativi e un pochettino su quelle che sono le modifiche normative che interverranno dal 1 di luglio, ho già approntato un piccolo esempio su cui andrò poi ad applicare degli interventi migliorativi, una piccola villetta composta da una singola zona termica con un unico ambiente. Ovviamente la zonizzazione nella fase di definizione di un attestato di prestazione energetica è fondamentale. Per ogni zona termica dobbiamo andare ad identificare in maniera univoca quelli che sono le caratteristiche specifiche relative al riscaldamento, ACS o raffrescamento, o nel caso fosse non residenziale avremo qui anche illuminazione, ovviamente già predisposti per la nuova norma. L'inserimento dei dati per la definizione di quelli che sono i componenti edilizi che compongono l'involucro, quindi opachi e trasparenti, viene fatta o per ambiente, singolo ambiente in caso non si voglia, diciamo, realizzare una legge 10, o come ho fatto in un ambiente unico volendo simulare un attestato di prestazione energetica. Ventilazione naturale, superficie e volumi indicate, ovviamente il software integrato ha già anche un card integrato attraverso il quale possiamo, volendo, importare una piantina e fare tutte quelle che la definizione dei dati medici dei componenti direttamente da capo. La sezione dei componenti. Allora, io ho definito una serie di componenti in maniera molto molto semplice: un componente verso esterno, 4 muri perimetrali, una porta, un solaio verso un sottotetto, un componente, diciamo, a contatto con terreno, un ponte termico giusto verde. Infissi. Io ho già indicato degli infissi con una trasmittanza, vedete, in questo caso molto alta. Ho preso degli infissi, supponendo fosse una situazione molto precaria a livello di infissi, sebbene sia abbastanza buono invece per quanto riguarda la parte dei componenti opachi, proprio per fare l'esempio dell'applicazione di un intervento migliorativo che riguardi proprio gli infissi. Una volta effettuata la definizione di tutti quelli che sono i componenti, o da CAD o in maniera, diciamo, tabellata, si può passare nei dati impianti e definire eventualmente tutti quelli che sono gli impianti, solari termici, fotovoltaici o centrali termiche presenti. In questo caso dove io inserito una semplice caldaia standard 3 stelle da 24 kW, si arriva nello status energetico. Allora, chiudo un pochettino giusto per avere un quadro migliore. Allora, secondo questa situazione
di questo involucro ci troveremmo in una classe G. Ho fatto un involucro abbastanza, diciamo, pessimo, termicamente pessimo. Ovviamente vedete dove tutti i fabbisogni di energia primaria, come prevede attualmente la norma, sono tutti riportati in kilowattora, in questo caso metro quadrato, e ci riportano ad avere una classe G. Ora, dobbiamo fare il nostro attestato di prestazione energetica. È fondamentale, è importante individuare quelli che sono gli interventi migliorativi che possiamo proporre al committente. Mi sposto un attimo nella sezione degli interventi migliorativi. Abbiamo questa situazione, vedete, sul lato sinistro abbiamo individuato quelle che sono le tre tipologie di interventi, quei tre righi che oggi ci sono presenti nell'attestato di prestazione energetica, li abbiamo scomposti, lo avevamo già fatto prima di quelle che erano le nuove indicazioni presenti nelle nuove linee guida, quindi interventi su opachi, interventi su infissi e interventi su impianti presenti nell'involucro. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente attraverso il software di individuare e calcolare in maniera puntuale quella che è la situazione pre-intervento, post-intervento per ogni singolo per ogni singola area di intervento che abbiamo individuato, ed avere anche in automatico il calcolo della prestazione globale se tutti e tre gli interventi che andiamo ad individuare venissero applicati. Allora, intervento su infissi, vedete, attivando gli interventi su infissi è possibile indicare quello che è l'investimento iniziale, la percentuale di detrazione fiscale e un tasso di attualizzazione che consente di determinare ovviamente una rivalutazione del costo dei combustibili nel corso degli anni. Questo è un dato che normalmente non è noto, perché dovremmo avere, se no, diciamo, la possibilità di leggere nel futuro. Quindi, diciamo, ho inserito un 3% di incremento annuo, che volendo può essere lasciato anche a zero, visto che purtroppo la fluttuazione dei costi dei carburanti sono tali da non poter definire se il prezzo salirà o addirittura scenderà. Rispetto all'infisso, diciamo, ad altissima trasmittanza che avevo indicato precedentemente nel lavoro, nell'archivio del software posso andare a ricreare qualunque tipologia di infisso. La definizione degli infissi può essere fatta in maniera analitica attraverso quelli che sono i dati normalmente presenti sulle schede tecniche degli infissi, o in maniera semplificata indicandole semplicemente quella che è la trasmittanza nota. Inserendo in modo analitico i dati del telaio e della vetrata, che possono ovviamente essere attinte dall'archivio di base in maniera molto 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 semplice, ho ricreato questo nuovo infisso con una trasmittanza termica di circa 1,5, ovvero quanto, diciamo, prevederebbe oggi anche la normativa. In quest'area praticamente sto indicando al software che i quattro componenti ad alta, diciamo, qui li ho raggruppati in quattro istanze delle finestre che voglio sostituire, le voglio sostituire con questo nuovo infisso. Ovviamente, se avessi avuto più tipologie di finestre diverse, avrei avuto, diciamo, più tipologie di infissi che potenzialmente avrei potuto sostituire. Calcolando, vedete, l'area viene divisa in questo caso in due, dove ciò un quadro comparativo degli interventi solo su infissi e quello globale, che in realtà in questo caso, avendo solo attivo l'intervento su infissi, riporterà, diciamo, analoghi risultati. Sì. Allora, abbiamo indicato quelli che sono i dati per la climatizzazione invernale estiva e globale pre-intervento e post-intervento. Vi voglio far notare questo particolare, anche per raccordarmi a quello che dicevo prima, come adesso che usciranno le nuove linee guida sarà importante valutare anche con attenzione le caratteristiche, soprattutto dei componenti trasparenti. Nella nuova norma, quando si dovrà fare una nuova progettazione, una nuova riqualificazione, addirittura è prevista la verifica anche dell'efficienza delle schermature per tutti quelli che sono i componenti finestrati che volgono da est a ovest passando per sud. Proprio perché? Per evitare cosa? Questo. Vedete come degli ottimi infissi in termini di meramente di trasmittanza in questo caso, quindi senza caratteristiche ancora più importanti, come invece il collega prima ci ha fatto vedere,
possono comunque abbattere un fabbisogno utile energetico pre-intervento da 8.477 kWh annui a 3.008, portandoci da una classe G in classe E con un tempo di ritorno di 6 anni e mezzo. Ovviamente però guardate in questo caso quest'altro dato che è non poco particolare. Guardate il fabbisogno energetico, da 3.000 passare a 4.000 invece in estivo. Ovviamente i fattori che intervengono nella determinazione del fabbisogno per la climatizzazione estiva nel bilancio termico dell'edificio sono tali che l'applicazione semplice di un componente trasparente, senza schermature, senza quelle particolari scelte progettuali che siano state fatte sia a livello di produzione stesso del componente trasparente fino all'installazione e alla scelta di come dotare di ulteriori diciamo schermature i componenti trasparenti stessi, in questo caso vedete porta addirittura ad un aumento del fabbisogno energetico che nel bilancio globale riscaldamento climatizzazione estiva ci porta comunque ad un miglioramento, ma che ci indica come sia importante scegliere con attenzione quelli che sono a maggior ragione i componenti trasparenti. L'applicazione di un cappotto termico è sicuramente una scelta che viene spesso praticata anche per abbattere così tutti quelli che sono i ponti termici esterni. Ovviamente la scelta invece nella sostituzione dei componenti trasparenti richiede ovviamente una scelta molto molto oculata. A maggior ragione, come vi ho detto in apertura, e proprio per quello sto sottolineando in maniera importante in apertura, ora che dal 1° di luglio sarà necessario entrare a far parte dell'attestato di prestazione energetica il fabbisogno primario per la climatizzazione estiva. Quindi questo è uno dei particolari che mi premeva di più sottolineare, che ovviamente è molto molto importante, soprattutto in zone come queste che sono diciamo abbastanza calde. Come viene determinato questo tempo di ritorno? Cosa che attualmente noi produciamo in stampa, come stampa accessoria per diciamo ausilio al tecnico nel individuare e giustificare come sia stato quantificato questo tempo di ritorno, cosa che invece nel nuovo attestato di prestazione energetica dovrà essere proprio presente e visibile. Dovrà essere ovviamente indicato come viene calcolato questo tempo di ritorno, ovvero attraverso la quantificazione e lo sviluppo dei costi pre e post intervento. Quindi, vedete, avevamo una situazione di un infisso con trasmittanza 5,7, ora con 1,2. Il combustibile necessario per, in questo caso, il solo riscaldamento invernale, non avendo indicato la presenza di impianto di raffrescamento, è passato da 12.000 kWh anno per un costo di 1.200 circa di gestione a 6.900 per un costo di 664, portandoci ad avere un risparmio quantificato in circa 500 euro. Ovviamente nello specchio successivo è possibile vedere, ora qui c'era solo un vettore energetico, ne avessimo avuti N, ovviamente c'era la quantificazione per singolo vettore, così come sarà richiesto nel nuovo attestato di prestazione energetica, del fabbisogno annuo che quel vettore, diciamo, ovviamente comporta per mantenere attivo e funzionale il servizio e quello demandato. Ovviamente è riportato uno specchietto in cui c'è lo sviluppo che parte ovviamente dalle uscite, dall'importo di detrazione, dal risparmio annuo, fino a determinare quello che è l'inversione di tendenza del VAN, che vedete in questo caso arriva tra il sesto e il settimo anno, in cui praticamente si quantifica in maniera analitica il tempo di ritorno effettivo dell'investimento che abbiamo indicato e quantificato. Questo poi ovviamente è un esempio fatto sugli infissi, poi ovviamente con il software è possibile fare
qualunque tipologia di analisi anche direttamente sugli impianti, quindi modificando quella che è la situazione attuale e magari eliminando questo semplice caldaia standard, supponiamo, per applicare ad esempio una biomassa. Vedete? In questo caso avremmo il quadro comparativo degli interventi su infissi che abbiamo visto prima, dove saranno riportati solo i risultati degli infissi. Il quadro comparativo dell'intervento solo impianti, dove avremo praticamente una classe globale che passa da G a D, tempo di ritorno zero perché non ho messo nessun costo di investimento iniziale. È un quadro comparativo globale dove praticamente è prevista un tempo di ritorno, in questo caso di 4-4 anni, perché tiene conto dell'applicazione degli interventi sui componenti trasparenti e del cambio di generatore. Quindi vedete, con il software abbiamo cercato di semplificare quanto più possibile l'individuazione di quelli che sono gli interventi migliorativi, dando la possibilità attraverso questo strumento, che è tutto ovviamente integrato nel programma e non diciamo in modo modulare come fanno alcuni nostri concorrenti, uno strumento per poter fare delle analisi su interventi migliorativi più disparati, sulla combinazione anche dell'applicazione di questi interventi migliorativi più disparati, sia che questi riguardano l'impianto di generazione, sia nella zona climatica l'applicazione di una nuova metodica di regolazione, e dando questo specchio finale, che diciamo comparativo, che sarà, come vi ribadisco, anche parte integrante della nuova testata di prestazione energetica, l'indicazione, la misura di quella che è il fabbisogno energetico dell'edificio pre e post intervento, quindi non basato su una valutazione così diciamo un pochettino estemporanea, con un'indicazione di un intervento tipo, un tempo di ritorno indicativo, come purtroppo ho visto a volte fare in giro, ma un'indicazione analitica degli interventi migliorativi. Quindi potete quantificare in maniera veramente reale ed effettiva, dare un metro chiaro al committente di quelli che sono gli interventi che può perseguire, i costi che ovviamente può sostenere, però i tempi entro i quali questo investimento rientrerà. Tutto questo ovviamente sarà parte integrante in maniera particolare proprio della nuova attestata di prestazione energetica.